Sono le 9:15, facciamo l'appello. Mancuso. Presente, buongiorno. Barros. Corrente. Corrente presente, giustifica, grazie. Di Nardo. Presente, Graceffa. presente. Presente e con giustifica. Lepidini. Tordini. Tranquilli. Presente. Ugolini. La consigliera Ugolini non riesce a entrare, si è approvata a connettersi, deve avere problemi sulla linea. Me Ma dovremmo l'ha suggerirgli di comunicato. farlo col telefono, Paolo. No, io ho provato a chiamare sul cellulare, ma non è raggiungibile nemmeno quello. Che cavolo, ma che... La linea è un po' disturbata, ma mi avete sentito a me? Sì. Sì. Giulio, riesce a mandare il collegamento, cioè Già fatto 10 minuti fa, le ho girato il link direttamente dalla piattaforma sulla nostra chat questa Rosalba? E qua urbanistica. dice che non riesce proprio a entrare. Già 3 volte. Boh, mo provo a chiamarla magari su WhatsApp, vediamo se. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco qua, buongiorno consigliere Vini. Buongiorno. Rosalba, ci senti? Non riesci a Vale. connetterti? Guarda, io solo provato a chiamare. Ma tu che stai chiamando dal telefono? Non ho mai Sì, chiamato da Teams. con WhatsApp. Io non so come fa a si fa a chiamare da Teams. Giulio, puoi chiamare la consigliera Ugolini da Teams? Chiamare da Teams, sì, va bene. Ma io non so proprio come si faccia. Sì, ma io ho fatto il DAMS, non sono ingegnere informatico, ragazzi. Non dico. I miei colleghi, guarda, ti assicuro che non so qual è la loro logica. Vabbè, Paolo, puoi pure rimanere così però tu, eh? Attacca, Attacca. attacca. No, attacca pure. Ah, ecco, quindi il computer ti rifiuta. Va bene, siccome ha poi capito io tutto. Sì, intanto puoi rispondere anche presente Questo volendo, eh. tra il computer e la consigliera. Va bene, allora chiudo qua e proviamo a riconnettersi. Ok. Vabbè, Allora, possiamo Maria, non so metterla se. presente allora? Maria. Sì, l'ho messa presente, Ah, certo. perfetto. Ora io non so come si fa a chiamare qualcheduno da qua. Dov'è la funzionalità? Boh. Impostazioni per no, del dettaglio riunione, griglia, linea numerica. Non so. Comunque nel frattempo direi di cominciare con la lettura del verbale. Intanto leggo il verbale. Dal più recente, quindi noi dobbiamo fare prima del 9 settembre, vero? Allora, cominciamo con l'approvazione verbale il 9 settembre, la lettura. Aspetta un attimo, ci vediamo assemblea. Strada, Intanto. 9 9 settembre. Allora, Ah, la chiamata. scusate, prima che inizia la lettura del verbale, Sì. io avevo chiesto alla consigliera Grancio se mi poteva mandare 2 righe del suo intervento perché si è capito molto poco. Quel Sì. Perfetto. poco che sono riuscita a capire, io l'ho scritto, ma col beneficio del dubbio perché non mi ha dato nessuna risposta. Ma in caso modifichiamo noi alcune cose. Nel frattempo lo leggiamo, quindi questo del numero 2920. Allora. Adempimenti, eccolo qua. Il presidente, dopo aver constatato il numero legale, avvia la registrazione, dichiara ufficialmente aperta seduta odierna. Quindi verbale 2720 letto e approvato. La seduta prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno. Situazione urbanistica, parco dei divertimenti dell'EUR, anche alla luce della documentazione prodotta dall'avvocatura capitolina in merito al verbale della riunione tecnico-amministrativa organizzata presso l'avvocatura capitolina in data 19 aprile 2016.
Il presidente introduce brevemente l'argomento e lascia la parola alla consigliera Grancio. La consigliera Grancio riferisce che a seguito di svariate riunioni ha richiesto il verbale dell'ultima riunione svoltasi, ma di questo verbale non c'è traccia. Allora, la Sì. consigliera Grancio riferisce che a seguito di riunione di commissioni capitoline, di Ok. svariate riunioni di commissione capitoline, ha richiesto più volte. Riunioni commissione urbanistica comunque. Sì, commissione urbanistica, bravissimo. Sì, io lo do per scontato perché siamo in urbanistica, c'hai ragione, è vero. Chi lo legge dice che commissioni sono. Quindi ha richiesto più volte il verbale dell'ultima riunione svoltasi in avvocatura. No, era in avvocatura che si Sì, sono in incontrati. avvocatura capitolina. No, aspetta. Allora, la consigliera Grancio riferisce che a seguito di svariate riunioni di commissione urbanistica capitoline ha Sì, richiesto il verbale dell'ultima riunione. ha Poi. richiesto più volte il verbale dell'ultima riunione svoltasi in avvocatura capitolina con la commissione tecnica municipale. Lei così l'ha chiamata, commissione tecnica. Beh, più che altro c'erano i tecnici, non era una commissione tecnica. Sì, no, Ah, l'ha ma lei chiamata dice così? sì. Sì, no, è ovvio, è la direzione tecnica, ma lei non capisco perché la chiamava commissione tecnica. Ho capito. Perché io so che era presente a quella riunione Pelonero, Sì, ce l'ha perché detto. l'ha dichiarato lui, insomma. Sì, infatti è confermato questa roba qua. Allora, è scritto? Sì. Perfetto, ma di questo verbale non c'è traccia. La DIA invariante. Mettiamo del 2016. Sì. Era stata bloccata dalla direzione tecnica municipale. In una prima riunione, sempre presso l'avvocatura, la Sì. si era concordato di non sbloccarla. Nella seconda, risulta. Non so se dobbiamo dire di. Vabbè, nella seconda di La sbloccarla, seconda è ma non c'è. stata sbloccata, ma non risulta traccia di verbale. Quindi, allora facciamo così: non poi, a seguito della seconda, Allora, di non sbloccarla. virgola, a seguito della seconda, Sì. è stata sbloccata. Sì. Ma non c'è traccia del verbale di quest'ultima riunione. Ok, ma non c'è traccia. Del verbale di quest'ultima riunione. Ok. Domanda quali possano essere i motivi per cui la direzione tecnica municipale abbia dato il parere per sbloccare la DIA 7016 del 2016, 7016 del 2016, senza il verbale dell'avvocatura che spieghi le motivazioni che hanno portato allo sblocco. Il presidente fa un breve riassunto in favore della direzione tecnica appena entrata in collegamento. Direzione tecnica ricorda nel 2016 diciamo Diciamo istituzionale. che il rappresentante della direzione Eh tecnica. sì, bravissimo, il rappresentante della direzione tecnica ricorda che nel 2016 non era, quindi togliendo lui, non era ancora arrivato in questo municipio. Non era personalmente al servizio di questo municipio. Ok. Non era? Ho sentito pochissimo. Personalmente al servizio del municipio. Ok.
Posso correggere questa formula? Presidente? Sì, come no. Come no? Grazie Roberta. Possiamo dire che non era ancora inquadrato all'interno della struttura del municipio, insomma. Personalmente, va bene. Un po' più. Ancora inquadrato? All'interno della struttura. La struttura organizzativa, all'interno degli uffici del municipio. All'interno degli uffici del municipio. Ok. Grazie, scusatemi la piccola incursione. No, anzi, è sempre ben accetto. No, Ale. Io stavo cercando, sto cercando di vedere questo verbale, però a me non mi s'apre, cioè mi dice non è più possibile. Boh. Vabbè, tanto lo stiamo leggendo. Sì. Grazie. Quindi, come abbiamo scritto la prima riga? Aspetta che sto togliendo quello che sì, mi mandava. Sì. Il rappresentante della direzione tecnica ricorda che nel 2016 non era ancora inquadrato all'interno degli uffici di questo municipio. Non era personalmente? Vabbè, si capisce. No. Vabbè, allora, non era personalmente inquadrato. Non era ancora personalmente. Ok. E pertanto, questo ce l'aggiungiamo sempre che si sta bene, togliendo un non, sì, e pertanto non può indicare le motivazioni, ma dalle informazioni acquisite le decisioni sono state prese durante una riunione con l'avvocatura, rappresentanti del municipio e forse del PAU. La decisione è stata amministrativa. A suo parere, per conoscere le motivazioni, bisogna sentire i partecipanti alla riunione e che non in tutte le riunioni si redigono i verbali. Il consigliere Tranquilli riferisce che era presente... No, e mica c'era il consigliere Tranquilli. Consigliere Tranquilli, lo specifichi meglio. Consigliere Tranquilli riferisce che era presente insieme alla direzione tecnica alla commissione capitolina, commissione urbanistica capitolina, in cui si è parlato di questa cosa e conferma tutto quello che ha detto la direzione tecnica, è vero. Quindi dopo la direzione tecnica qual è la presidenza? Io però la commissione capitolina in cui si parla di questo, presente anche tra gli altri Pelonero, che è lui sì, quindi, queste affermazioni che ha detto, che era presente insieme alla direzione tecnica ad una commissione urbanistica capitolina. Sì, quello che ha detto Gregori in realtà è quello che ha affermato Pelonero a quella commissione urbanistica, cioè che sì, nella quale si affrontava, eccetera, che non si fa il verbale argomento quando si fanno queste riunioni. Sì, 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 sì. Mo dobbiamo mettere a verbale. Mo, non so. Quindi a che punto siamo arrivati, scusa Maria, del nostro... Il consigliere Tranquilli riferisce che era presente insieme alla direzione tecnica ad una commissione urbanistica capitolina e conferma quanto detto dalla direzione tecnica. Quindi dopo capitolina, nella quale si affrontava lo stesso tema. Sì, così okay, per chi legge okay, è più chiaro. Sì. Scusate, buongiorno, siamo i funzionari del Dipartimento PAU. Buongiorno. Per la convocazione rispetto alla questione del campus biomedico. Ah, sì. Sì, sì, sì. Quindi a questo punto diciamo che possiamo anche... consiglieri, che dite? Possiamo interrompere... Sì, io direi sì, che se il punto era in trattazione per questo orario, sì, sì, se esattamente. Okay, sì, sì. Okay, allora. 9:30 deve arrivare il presidente del municipio, della direzione tecnica, se è possibile magari fare uno squillo, non so se la vicaria riesce a sentire. Ma mi hanno detto che si collegava, quindi magari richiamato. Sì, no, sono sicuro che si collegava, senza dubbio. Però probabilmente magari col famoso quarto d'ora accademico. Se era possibile quindi sentirsi anche con la direzione tecnica.
Sono avanti col verbale, va? Se gli altri non so se gli altri consiglieri. Intanto che arriva il presidente, no? Dico. Allora chiedo un attimo se il Dipartimento PAU se possono attendere qualche minuto in attesa che arrivi il presidente del municipio. Va bene, siamo qui. Grazie. Allora noi continuiamo con l'approvazione del verbale. Quindi eravamo rimasti al punto in cui il Presidente, dal momento che si sono svolte svariate riunioni, non comprende le motivazioni per cui si fa un primo verbale e non l'ultimo, anche perché dovrebbe essere lasciata traccia delle decisioni prese. Il PAU non ha ancora fornito i dati delle cubature, delle attrazioni con le relative pertinenze, qui poi da modificare. Il direttore del PAU in commissione capitolina permanente, CCP urbanistica, poi aggiungere se possibile intanto aggiungere urbanistica. Sì. Ok. Aveva detto che dovevano fare ulteriori verifiche, mentre più che l'architetto, un architetto sempre del PAU, intervenuto in una seduta della commissione seconda, aveva riferito che non c'erano le cubature iniziali. Poi possiamo aggiungere. Scusa, se la sta scrivendo, ma chi lo sta chiamando il presidente? Beh, è il presidente è invitato, non è che bisogna chiamarlo. No, lui lo sa. L'ho chiamato ieri sia il presidente che il dottor Gregori e hanno confermato la loro presenza in commissione. Ma è semplicemente per dire che c'è il PAU, se qualcheduno lo avvertiva che sicuramente lo chiamo lui io, dai, lo chiamo io. Ah, io pensavo che perché l'avevo chiesto alla vicaria, probabilmente non mi ha sentito. Gregori può sentire magari, allora. Chi è che viene dalla direzione tecnica? Deve venire. Io, sì. Gregori non ce l'ho il numero, ma di Dario no, sì. Su quello ci pensa Maria, per Gregori. Interrompiamo un momento. Maria, gentilmente, se è possibile contattare Gregori, sì. L'architetto. Sto chiamando Dario? Sì. Sì, Dario, noi siamo in riunione di commissione urbanistica e è presente anche il PAU. Aspettiamo te. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Assessore, buongiorno. Dipartimento PAU è già arrivato. Consigliere Tranquilli ha contattato in questo momento il Presidente che sappiamo che come al solito è sempre preciso e puntuale. Più che altro per avvertire il fatto che c'è il Dipartimento PAU. E adesso la persona che ci assiste nella verbalizzazione. Guardate, credo che ci siano dei problemi con le linee telefoniche perché sembrano staccati i telefoni. Magari se qualcuno c'ha il WhatsApp, possiamo via WhatsApp a Gregori. Non lo so Paolo, per non far perdere troppo tempo, magari vogliamo impostare il problema con sì, no, adesso diciamo che essendoci anche l'assessore possiamo anche cominciare con il punto all'ordine del giorno. Okay. Perfetto, allora iniziamo. Assessore, si sente bene l'audio? Assessore Maiolati? Sì, sento perfetto. Bene. Perfetto. Allora, intanto do il benvenuto al Dipartimento PAU. L'architetto lo riconosco, però non riconosco effettivamente la... Sì, ci presentiamo. Io sono Laura Forgione della UO Piano Regolatore, a fianco a me c'è l'architetto Scaglione della UO Strumenti Attuativi e il collega ingegnere Vittorio Santilli.
Vittorio Santilli, perfetto. Noi l'architetto Scaglione lo conosciamo perché tra l'altro è stato, io mi permetto di dire da cittadino, l'ottimo architetto che ha ristrutturato il casale di Via Gatto nel nono municipio. Confermo anch'io da utente cittadina e poi anche da collega di Pietro. Cioè, ha fatto un buon lavoro d'architetto. Allora, noi diciamo affrontiamo questo punto all'ordine del giorno. Poi abbiamo anche noi, diciamo, nella nostra commissione, consigliere Tranquilli, mi consente di definirlo Jolly? Consigliere Tranquilli? Non lo sentiamo. Vediamo un po'. Consigliere Tranquilli, c'è l'audio disattivato. Vabbè, c'è l'audio disattivato. No, è un nostro architetto, quindi insomma, cioè un vostro collega, e su questo Jolly si può. No. Al massimo architetto, mi puoi dire. Architetto, va bene. Grazie. Tra architetti vi comprendete meglio. Allora, che ha fatto una brutta fine. Il punto fondamentale è che noi, nell'ottica della convenzione urbanistica che è stata stipulata con il campus biomedico, abbiamo letto che all'interno, diciamo, è stata data la proprietà di un parcheggio al campus stesso. Successivamente è subentrata una sentenza del Consiglio di Stato 2018, se ricordo bene l'anno, nella quale viene specificato che le opere di urbanizzazione primaria in realtà sono di proprietà del Comune. Allora, il punto, qual è la situazione attuale, diciamo in sintesi, proprio semplificando moltissimo, che noi abbiamo questa struttura molto importante nel nostro territorio, non so se lo sapete, ma hanno anche aperto il pronto soccorso, e c'è una enorme carenza, da quello che ci viene riferito, di spazi adibiti a parcheggi, soprattutto perché poi c'è questa situazione per cui il parcheggio interno, di fatto, avendo una tariffazione a partire dopo una prima franchigia, insomma, di 30 minuti, di fatto non consente un utilizzo appieno. Infatti, a tale proposito, all'architetto Tranquilli volevo chiedere gentilmente di spiegare ancora meglio ai suoi colleghi del PAU questa situazione, perché dovremmo cercare di trovare una soluzione che riesca a ottemperare da un lato le esigenze della cittadinanza e dall'altro, insomma, i rapporti della pubblica amministrazione, che anni fa appunto ha stipulato questa convenzione, alla luce anche di quanto stabilisce il Consiglio di Stato. Prego, consigliere Tranquilli. Sì, praticamente questa situazione comporta, visto che personalmente ho potuto testare la situazione, cioè io mi sono presentato alla sbarra, ho ritirato il tagliandino, sono sceso al primo piano interrato, ho avuto addirittura la fortuna di trovare subito un parcheggio, non ho atteso l'ascensore per risalire, ma ho fatto le scale, per cui ho fatto prima, sono sceso a prendere il tagliandino di prenotazione come se fossi un normale cittadino che va a fare le analisi. Sempre di corsa sono tornato indietro, ho ripreso la macchina e sono uscito e per soli 3 minuti sono riuscito ad uscire gratuitamente, perché il tempo che occorre supera ampiamente i 20 minuti. E di conseguenza qualsiasi cittadino che voglia andare a fare analisi, e tutte le mattine c'è un esercito di persone, basta andare qualsiasi mattina e uno se ne rende conto, che vanno a fare analisi, visite specialistiche e quant'altro, non volendo, perché è un taglieggio vero e proprio, considerando che ci sono altre realtà tipo centri commerciali che danno una franchigia di 3 ore, parlo di Euroma 2 per esempio, che dopo mezz'ora paghino 1,50 euro, credo, l'ora di parcheggio. E tutta questa situazione va a creare un disagio lungo tutta via Alvaro del Portillo, perché
è una via a due sensi di marcia e lungo un tratto, sarà 400 metri, forse 300, le macchine vengono parcheggiate, non solo in quello, vengono parcheggiate anche nella parte precedente, cioè sulla curva, e non solo là, vengono parcheggiate anche nella rotonda che sta proprio sull'ingresso del campus. E giustamente, nonostante ci siamo rivolti anche alla polizia locale, la polizia locale si mette una manina sulla coscienza, dice: ma questa è gente che va a visitarsi o a visitare qualcuno che sta in degenza o a fare un'analisi, eccetera, gli facciamo la multa. Gli sembra una cosa un po', come dire, una cattiveria, chiamiamola così, tra virgolette. E per cui tutte le mattine da tanti anni si può assistere a questa realtà che via Vario del Portiglio diventa una via larga forse meno di 5 metri, dove passa anche l'autobus, dove ci sono le macchine parcheggiate, dove se una macchina deve uscire dal parcheggio blocca tutto il traffico. E questa è la realtà che viviamo noi cittadini di Trigoria, ma vivono anche tutti coloro che si rivolgono al campus. Ora, nella convenzione urbanistica che è stata firmata, eccetera, alla voce B, perché la voce A dice che realizzeranno l'ospedale, alla voce B dice: l'attrezzatura a verde pubblico di alcune aree ubicate all'interno della proprietà ed enti proponenti. Cioè, le aree a verde pubblico, urbanisticamente parlando, possono essere adibite, cioè nell'immaginario comune forse si immaginano le altalene e le panchine, ma non è così. Nelle aree a verde pubblico si può fare tutto, si possono anche mettere, si può edificare una chiesa volendo, no? E tra queste cose c'è anche il parcheggio. E tutto un parcheggio pubblico vero e proprio non è stato realizzato, se non soltanto alcuni parcheggi, saranno 40 forse, di fronte all'area didattica, per cui ben lontano, sarà a un chilometro forse dall'ingresso del campus, e sta sulla via Alessandrini, in realtà, che non c'entra niente con tutta questa problematica che io sto spiegando. Per cui riteniamo che questo è un problema che va affrontato con il campus biomedico, perché altrimenti con i prossimi progetti pure in corso sicuramente si aggraverà ulteriormente, ammesso che non sia già molto grave la situazione, nel prossimo futuro, e di anche perché adesso c'è anche il pronto soccorso, e di conseguenza noi anche in virtù di una sentenza del Consiglio di Stato, che è per la Liguria credo, che dice che appunto qualsiasi insediamento privato che preveda parcheggi funzionali alla sua attività privati ne deve realizzare lo stesso numero pubblici, e di conseguenza noi, avendo letto questa convenzione, la convenzione non c'è tutto questo, e volevamo capire come possiamo risolvere questo problema. Allora, intanto do il benvenuto al presidente del municipio, Dario D'Innocenti. Buongiorno, grazie a voi. E nel frattempo volevo dare la parola quindi al Dipartimento PAU sulla vicenda, e poi do la parola all'assessore, al presidente del municipio e agli altri consiglieri che vorranno intervenire. Prego, architetto Forgione o architetto Scaglione, non so chi dei due. Buongiorno, sono l'architetto Scaglione. Ciao, come stai? Eccoci qua. Abbiamo disegnato sto casale? Dovremmo discutere anche del casale, sì. Io vi faccio i complimenti, insomma, per come è stato realizzato, che a me è piaciuto moltissimo. Sì, anche a me. Speriamo che rimanga così. Allora, come ben sapete, diciamo, io mi sono succeduto nella posizione organizzativa all'architetto Di Nuzio, che ho contattato anche prima, e sinceramente questo problema io lo vivo anche io
su me stesso, perché quando accompagno mio figlio vedo benissimo, diciamo, qual è il problema, cioè nel senso macchine parcheggiate, però ad oggi io noto che la convenzione parla di parcheggi di uso pubblico, cioè parcheggi privati ad uso pubblico, quindi diciamo di parcheggi pubblici tout court, i classici che noi vediamo, non sono stati previsti in questa convenzione, quindi diciamo noi come strumenti attuativi, che è, diciamo il mio ufficio, abbiamo applicato quelle che sono le norme di questa convenzione. Questa convenzione non prevedeva parcheggi pubblici, cioè sono sempre pubblici, ma sono privati ad uso pubblico, quindi evidentemente c'è, devo dire che forse approfondiamo insieme, vediamo col Dipartimento Patrimonio se poi questa convenzione è stata fatta, credo di sì, perché naturalmente non credo che questi siano dei pazzi che fanno, diciamo, pagare la tariffa. Cioè, purtroppo è un'attività privata sostanzialmente, anche se teoricamente è un ospedale, però è un'attività privata, per cui queste sono le conseguenze. Però noi, esattamente, diciamo che la convenzione ormai l'hanno firmata in questo modo che io mi permetto di definire non del tutto corretta, perché è vero che, come ci ha sempre spiegato l'architetto Di Muzio, che anche i parcheggi privati concorrono per gli standard urbanistici. Però c'è anche il punto che io qui mi permetto di leggere un passaggio di questa sentenza al Consiglio di Stato, e qua è proprio chiara, dice: del resto, ulteriore decisivo elemento a dimostrazione della natura pubblica dei parcheggi, per cui è causa, è che gli stessi, come si è già puntualizzato, sono stati specificatamente computati ai fini del soddisfacimento degli standard di legge. Quindi è questo, insomma. Poi continua: a tale proposito l'appellante assume criticamente che nella specie lo standard di parcheggio pubblico per l'insediamento produttivo risulterebbe ampiamente soddisfatto, va bene, e altre cose. Però l'elemento cardine è che comunque, per quanto la convenzione, ripeto, è stata firmata dicendo appunto che i parcheggi erano appunto di proprietà privata, secondo me dovremmo in qualche modo cercare di addivenire con la proprietà, insomma, di questo importante, ribadisco, centro, che non è solamente appunto ospedaliano, ma anche un centro di ricerca, c'è l'università, insomma, per cercare di trovare comunque una soluzione. Per questo infatti darei la parola anche al presidente del municipio, che comunque si è dimostrato sempre sensibile su questo tema ogni volta che lo abbiamo chiamato in causa. Paolo, se mi posso permettere, anche Euroma 2 aveva una franchigia bassa, e poi tramite l'intervento del municipio si è arrivati ad una franchigia di 3 ore. Inizialmente credo fosse un'ora, e quello è un centro commerciale dove le persone vanno, diciamo, per diletto, per comprarsi la magliettina o qualsiasi altra cosa. L'ospedale è una cosa un po' più seria. Per cui il municipio se ha le armi o se ci sono gli strumenti per poterlo fare, uno strumento potrebbe anche essere questo di questa sentenza del Consiglio di Stato, se fosse giusta, arrivare a un compromesso con i parcheggi privati ad uso pubblico, che arrivino a una franchigia anche nel caso del campus biomedico di 3 ore, oppure, visto che ci sono aree, abbiamo fatto anche delle visure, ci sono le aree proprio attigue, là dove vengono attualmente parcheggiate le macchine abusivamente di via di sosta, le aree attigue sono del campus biomedico, e là sopra è prato, è campagna, non ci devono fare niente, facessero un parcheggio all'aperto lì. Insomma, in qualche modo bisognerà trovare una soluzione, perché la situazione attuale è un bel problema, è un bel problema che prima o poi ci scapperà il morto. Incidenti ce ne sono stati tantissimi, perché uno l'ho visto io con i miei occhi, abbastanza grave pure. Non so se c'è stato il morto, ma non è che dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave. È una situazione imbarazzante che tutte le mattine si può vivere, basta passarci un attimo e si vede di che cosa stiamo parlando. Ecco, io passerei la parola appunto al presidente, che, ripeto, si è sempre
distinto in questa situazione, insomma, per essere sensibile e che può anche portare, diciamo, un'opera di mediazione insieme al Dipartimento e all'assessore Capitolino, insomma, nei confronti del campus biomedico. Prego, Presidente. Sì, buongiorno a tutti. Allora, sì, abbiamo fatto le verifiche, ci eravamo presi l'impegno di verificare la convenzione, e la convenzione, diciamo, tutta la parte di opere pubbliche che era stata prevista è stata realizzata. Ci sono rimasti solamente circa 500.000 euro per creare un'area verde, quindi questa è la, per le quali tra l'altro abbiamo chiesto anche, secondo le indicazioni anche avute dalla Commissione, abbiamo chiesto il pagamento, diciamo, pagamento diretto al comune, quindi al municipio, e poi dopo avremmo riutilizzato in altro modo. Al di là di questo, quindi, essendo, diciamo, quel tipo di investimento, quel tipo di diciamo di infrastruttura, prevede, cioè accetta anche la possibilità di avere dei parcheggi privati, cioè privati ad uso pubblico, come si suol dire, come avete ribadito voi. Quindi credo che da un punto di vista di convenzione, come è stato detto mi pare anche dai colleghi del PAU, sostanzialmente diciamo, non possiamo appellarci a cose non fatte o a cose realizzate male. Quindi sicuramente gli standard urbanistici, diciamo, tutto quello che prevede la convenzione dovrebbe essere stato fatto in maniera regolare. Ora però viene fuori l'esigenza. Adesso il parallelo con il Euroma 2 è calzante fino a un certo punto, nel senso che Euroma 2 ha un interesse economico molto più diretto, molto più forte a fare in modo che a rendere attrattivo il centro dando 3 ore di parcheggio gratuito. Quindi chiaro che però non significa che noi dobbiamo accettare questa logica, perché se lì c'è un interesse economico, bene, qui c'è un interesse sociale, quindi dovrebbe essere ancora dal punto di vista dell'amministratore pubblico dovrebbe essere ancora più facile ottenere una cosa di questo genere qua rispetto a un centro commerciale che, ripeto, ha un interesse economico più diretto. E credo però che la questione si possa risolvere, cioè si può tentare di risolvere solo da un'interlocuzione diretta con il campus. Io di questo problema me ne ero già occupato probabilmente un paio d'anni fa, avevo chiesto alla direzione di verificare quanto era il tempo, loro mi dissero che vabbè, c'era questa franchigia di mezz'ora, che però mezz'ora non puoi fare assolutamente nulla, cioè non puoi andare a visitare un parente, non puoi prendere un appuntamento per una visita e non puoi effettuare una visita, che sono le 3 cose fondamentalmente che il cittadino, diciamo al 90%, chi va al campus va per questi motivi qua, o a trovare un parente, o a fare una visita, o a prenotarsene una. Prenotarsela, sì, forse anche probabilmente anche una minoranza, perché si fa online. Quindi per realizzare, diciamo, queste 3 situazioni, per andare incontro a queste 3 situazioni, bisognerebbe avere una franchigia di almeno un paio d'ore. Già un paio d'ore sarebbero sufficienti per una visita, diciamo, un appuntamento, per visitare un parente, per prendere, come ho detto, un appuntamento, 2 ore potrebbero essere sufficienti. Quindi credo che bisognerebbe interloquire di nuovo in maniera più puntuale col campus per vedere se si riesce a ottenere, anche alla luce del fatto che adesso c'è il pronto soccorso, quindi ci sarà sicuramente diciamo, un movimento già superiore di persone che vanno lì, eccetera, e quindi potremmo tentare, però è un tentativo, diciamo così, bonario, interlocutorio, insomma, voglio dire. Non credo che ci sia da parte nostra, diciamo, forza di legge che ci permette di chiedere in maniera più risolutiva questa questione qua. Poi sul fatto che ci sono ancora dei soldi dell'area verde, che l'area verde può essere utilizzata anche per parcheggi, questo potrebbe essere da approfondire, anche perché l'area è proprio attigua all'ingresso, per cui guardando diciamo, l'ingresso del campus, è l'area di quella collinetta che sta sulla sinistra, credo. Quindi
potrebbe essere quanto mai opportuna realizzare, mettere a posto la zona verde e realizzare anche parcheggi, che è previsto poi dalle leggi. Quindi questa è la situazione. Un tentativo così, chiamiamolo così, interlocutorio, bonario, eccetera, e invece un approfondimento di natura più urbanistica legata alla convenzione, vedere se c'è la possibilità di realizzarli veramente sull'area verde attigua. Penso che il quadro sia questo per quanto mi riguarda. Grazie. Grazie per l'intervento. Prima di dare la parola per una replica al Dipartimento PAU, il consigliere Corrente si era prenotato. Prego. Ho problemi con l'audio. No, ti sentiamo. Dopo. Però ti sentivamo bene lo stesso. Mi sentite? Se mi sentite? Sì, sentiamo benissimo. Ah, ok, perché il microfono è barrato. No, brevemente, concordo con quanto dice il Presidente, che bisogna dare un'interlocuzione col campo, con la proprietà del campo biomedico, per capire appunto eventuali margini. Però prendo anche per buone interessante come contributo quanto detto dall'architetto Scaglione, perché appunto in convenzione, nella convenzione si parla di una stipula, di una convenzione tra i proponenti, diciamo, e il Comune di Roma. Quindi questa convenzione normava l'utilizzo dei parcheggi, le modalità e quant'altro. Allora sarebbe interessante, prima magari dell'interlocuzione col campus, avere contezza di quanto è scritto in questa, quanto è ratificato in questa convenzione, capire se aveva una durata, un adeguamento temporale. Parliamo di un accordo di programma, se non sbaglio, del 97, quindi insomma potrebbe essere utile capire se questa convenzione ci dà delle possibilità di avere ulteriori margini che non sia quello dell'accordo bonario, perché probabilmente potrebbe esserci un adeguamento forse dovremmo verificare. Terminato. Architetto Scaglione, prego, ci venga in soccorso dall'altro, sì, no, della sua esperienza. Devo dire, mi prendo, diciamo, verificherò di questo, perché stiamo parlando, diciamo, di cose collaudate nel 2014, quindi credo che dovrò fare una piccola ricerca o al municipio o al patrimonio. Adesso qui c'è il Presidente, credo che loro già l'abbiano fatta la ricerca per quanto riguarda la convenzione sulla parte, diciamo, dei parcheggi di uso pubblico. Riguardo invece all'altra cosa della trasformazione dell'area, qui c'è la mia collega del piano regolatore, però ricordiamoci che quella è una convenzione, cioè nel senso che teoricamente questi già avrebbero dovuto farlo, come dire, poi so che sono stati stoppati, eccetera, eccetera. Naturalmente tutto si può fare, ma bisogna che ci sia un input a parte politico e poi devono essere accordi privati, perché, come vi ripeto, la convenzione è addirittura ancora in piedi fino al 2021, per cui è una cosa da costruire. Certo, noi quando guardiamo un attimo da Google, diciamo, l'immagine del campus, vediamo che nella parte interna i parcheggi sono vuoti. Questo è un po' triste, perché effettivamente forse con un accordo, diciamo, come succede negli altri istituti privati. Io purtroppo ho avuto mia madre, l'ho portata al Gemelli, e lì per 2 ore non si paga e poi si paga, anche se poi il Gemelli non è privato, però era privato, però purtroppo è così. Quindi forse, diciamo, la strada di un accordo con loro, breve verifica di questa convenzione, certo, la dovremmo fare, secondo me, è giusto quello che diceva il consigliere. L'architetto Forgione, se voleva aggiungere qualche cosa su questo? Concordo con quello che dice l'architetto Scaglione, questa è una convenzione, è un accordo di programma, per cui in realtà è tutto da costruire con il campus, come giustamente dice il Presidente, insomma, su questo aspetto. Sul fatto che, se ricordavo bene, poi noi abbiamo anche l'assessore Maiolati che ora interverrà, ci dovrebbe anche essere una, diciamo, futura convenzione che il campus dovrebbe stipulare con il Comune di Roma, perché nei loro progetti ci sarebbe l'ampliamento. Se in qualche modo, anche nelle more, diciamo, di questa nuova
loro possibilità, insomma, c'è anche l'opportunità di riprendere quanto fatto ad oggi. Intanto do la parola all'assessore Maiolati, che ci può anche spiegare il tema dello stop di ciò che voleva realizzare il campus, quindi la monetizzazione richiesta dal Consiglio del Municipio Roma 9 ed eventualmente l'opportunità, insomma, di risolvere questa situazione, insomma, relativa ai parcheggi. Prego, assessore, grazie. Allora, dividiamo le due cose, perché un conto è la chiusura della vecchia convenzione che grazie al decreto sblocca cantieri è stata rinnovata, per cui è tutta ancora in gioco la questione dei 600.000 euro che diciamo residuano dalla mancata realizzazione di un'area verde pubblico, per cui noi abbiamo fatto un atto, ma anche lo stesso campus ci è venuto a dire: non serve, facciamo altro, però volevano fare un po' quello che dicevano loro e probabilmente riusciranno. Diverso è il discorso della nuova convenzione, il master plan del nuovo campus, l'ampliamento, che, diciamo, il nuovo permesso di costruire che seguirà all'accordo di programma che, insomma, credo sia... non so se è stato già approvato, comunque questo meglio di me lo saprà sicuramente il funzionario del Dipartimento PAU, ma lì c'è ancora tutta la partita da giocare. Sicuramente si può chiedere che vengano attivati dei parcheggi completamente gratuiti nei plessi degli ambulatori, specificando che devono servire almeno una quota parte e non la quota parte che già esiste per le persone portatrici di handicap oppure in stato interessante, ma una congrua, un congruo numero di parcheggi completamente gratuiti per le persone, insomma, per tutte quelle situazioni che avete descritto voi, gente che deve fare la chemioterapia, persone che devono fare analisi importanti, insomma, non è possibile. Ora, un conto è la situazione che descriveva l'architetto Scaglione, diciamo, che purtroppo, di cui mi dispiace, della mamma che doveva essere portata al Gemelli. Il Gemelli è diciamo una struttura realizzata praticamente in centro città, dove effettivamente è difficile realizzare dei parcheggi, no? È proprio materialmente difficile, per cui, anche se non lo condivido, capisco che possano essere messi a reddito. Ma nel caso di Trigoria, dove di spazio in teoria ce n'è, allora prevediamo per tempo, anche con un atto di indirizzo, che vengano destinati al pubblico completamente gratuito dei posti auto per le persone, almeno che ne hanno bisogno. Allora, scusate, noi volevamo precisare una cosa. Prego. Il Dipartimento PAU non è a conoscenza di questo master plan e quindi non abbiamo, diciamo, almeno noi come ufficio, né come PRG né come strumenti attuativi ad oggi informazioni rispetto a questa cosa. Siamo a conoscenza perché è invece in carico a me la presentazione di un progetto al provveditorato come opera di interesse pubblico o interesse statale, quindi un DPR 383 del 94, ma vedendo in realtà il progetto non è altro che un completamento della convenzione, nel senso che loro completano il comparto così come indicato nell'accordo di programma. Noi altre cose non siamo a conoscenza. Scusi, architetto Forgione, le chiedo allora notizie di quel progetto bellissimo che mi fece vedere l'assessore Montuori di ampliamento del campus, circa 10.000 metri cubi in più che verranno realizzati a Trigoria. Mi sembra strano che quello sia... Mi creda, noi come ufficio non abbiamo nulla, io non ho visto nulla di questo. Allora perfetto, interesseremo l'assessore che ci magari potrà spiegare. Io le dico che invece come ufficio ho ricevuto
un iter di procedura ai sensi dell'articolo 2 di un DPR 383, ma ripeto, è diciamo noi il completamento fase... dell'attuale. Sì, e tra l'altro noi in questa fase volevo, giusto per precisare, che essendo stato indicato dal provveditorato come articolo 2, noi in questa fase in realtà non entriamo, in quanto l'articolo 2 è di competenza Stato e Regione. Se la Regione valuterà una non conformità, entriamo noi, in quanto poi entriamo in un altro iter del DPR 383. Quindi noi oggi abbiamo preso atto di questo, diciamo, di questa presentazione del progetto. Quindi, una curiosità. L'attuale convenzione ancora in essere del campus, mi vado a memoria, mi sembra che preveda zero per quanto riguarda gli oneri da parte della fondazione Alberto Sordi, perché è un istituto a carattere di ricerca. Confermate questo? Cioè l'introito per il Comune di Roma è zero? Vediamo ai colleghi che se ne occupano degli strumenti attuativi e della convenzione. No, perché diciamo, oltre a tutto il problema del territorio, vabbè, lasciamo stare l'impatto sulla tenuta di Decima Malafede, ma diciamo al di là di tutto il Comune di Roma non mi risulta che abbia ricevuto degli oneri a titolo diciamo di contributo. Costo di costruzione, contributo straordinario. Grazie per la domanda, assessore. E io poi approfittavo sempre dell'architetto Forgione mentre stanno cercando i dati. Quindi nella convenzione attuale c'erano ancora 10.000 metri cubi da realizzare? Quale è più? Allora, i colleghi mi dicono che c'è ancora di più, sono circa, sì, mi sembra, un 70.000 metri cubi, sì, per completare tutta la volumetria, quella diciamo approvato in accordo di programma. Ah, quindi 20.000 metri quadri di SUL, che però devono concludere entro il 2021. Cioè, quello secondo la durata della convenzione. Che scade il 2021. Che scade nel 2021, però l'attività privata può continuare. Può continuare anche dopo scaduta la convenzione, come dice loro, l'articolo del piano regolatore. Sostanzialmente la convenzione è per le opere pubbliche, sostanzialmente. Sì, loro devono completare queste opere pubbliche entro quella data. Poi naturalmente si possono rifare a quello che dice l'articolo 17 della legge 1150, che le opere private e possono andare avanti, naturalmente, per cui non è quello il problema. No, per quanto riguarda quello che ha detto l'assessore Maiolavi, adesso noi verifichiamo, però a me sembra che i contributi che dovevano dare il campo supermedico sono contributi di opera scomodo, queste cose non ci sono, che hanno realizzato. Nel frattempo si sono prenotati due consiglieri, io alternerei prima il consigliere Lepidini, che non ha ancora parlato, e poi per una replica il consigliere Tranquilli. Consigliere Lepidini, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Volevo appunto puntualizzare questo aspetto, cioè noi abbiamo chiesto che le risorse residue fossero monetizzate, volevo capire se questa monetizzazione è stata acquisita al bilancio del comune, quindi è specifico, non tanto gli aspetti relativi alle opere di urbanizzazione o contributi straordinari. Vorrei sapere se appunto queste risorse che abbiamo deciso noi come municipio, ricordava prima il presidente del municipio questo atto che votammo, se poi diciamo rispetto a questa iniziativa che giustamente vedeva nel municipio un attore che decideva poi assunte le risorse come destinarle per la maggior utilità del territorio, sia poi stato effettivamente dato dal privato. Grazie Presidente, grazie. Grazie per la domanda. Prego il Paolo, se ne ha conoscenza. Risulta che non è stata fatta la modernizzazione.
le motivazioni, qui c'è il responsabile del procedimento. No, perché anche in sede di incontri col campus, i tecnici del campus hanno fatto presente che è loro intenzione completare, hanno incaricato un tecnico specializzato completare quell'area verde, in presenza anche dell'assessore. Però il municipio ha chiesto chiaramente di... Conosco bene tutte le vostre problematiche, le vostre comunicazioni e compagnia bella. Però ecco, siamo rimasti così. Anche l'assessore ha detto va bene, perché in sede parliamo di una convenzione che è ancora vigente. Questi hanno detto noi abbiamo la nostra intenzione di completare quell'area verde con tutto l'attrezzaggio necessario. Cioè, questo completarla, per capire meglio, completarla in base a quanto era previsto nella convenzione? Sì, chiaro, sì. Quindi io sempre mi scusi per la domanda, insomma, magari un po' ingenua, sempre per comprendere. Praticamente, se loro usano ciò che era scritto nel progetto originario, possono concludere, basta che lo fanno entro il 2021. Sì. Se non lo fanno, il comune può chiedere. Sì. Ho semplificato bene? Sì, no, così. Perfetto. Posso intervenire brevissimamente, Presidente? Sì, anche se poi ho due consiglieri in attesa. Sì, prego. Sì, no, ma... Scusate solo un secondo. Io volevo precisare che stranamente nel 2017 io mi ero appena insediata, vennero proprio da me i rappresentanti legali del campus a dire ma quest'area non serve, questi 600.000 euro li possiamo... utilizzare per ampliare una strada che serviva, eccetera. Perciò diciamo mi trova proprio sconcertata questo atteggiamento che adesso si fa un'area a verde pubblico che i cittadini, ma loro stessi, dissero che non serviva. Perdonate l'intervento. Posso, Paolo? Sì, e poi il consigliere Lepidini per un'altra replica, prego. Confermo quello che ha detto l'assessore Maiolati. Il campus aveva proposto l'allargamento della via Torsiello e nessuno capiva né comprendeva la motivazione, perché la via Torsiello è una via a senso unico che si immette sulla via di Trigoria e crea anche disagio agli abitanti del quartiere, in quanto va a creare problemi di traffico proprio sulla via Torsiello, tanto è vero che era stato richiesto dagli abitanti stesso di fare l'assenso unico ad uscire da via di Trigoria e non in missione, e invece il campus aveva chiesto di allargarla e farla a doppio senso. Dopo capimmo anche perché la via Torsiello va a finire esattamente in quell'area dove verrà realizzato l'ampliamento richiesto, probabilmente tutti questi 20.000 metri quadri di SUL verranno realizzati là, e per cui non diventava tanto un'opera scomodo. No, guardi, mi scusi, se si riferisce alla procedura del provveditorato, la procedura che ha in capo il provveditorato rientra all'interno del perimetro dell'accordo di programma del campus. Questo lo voglio precisare. Noi non abbiamo lo sappiamo, che... lo sappiamo. Però è strano che inizialmente abbiano richiesto l'ampliamento di via Torsiello, che era funzionale all'ampliamento che hanno in progetto loro. E adesso, siccome quella via ha dei problemi perché dovrebbero fare degli espropri, eccetera, eccetera, ritornano di nuovo sull'area a verde pubblico, che io penso che verde pubblico vorrei capire se sono panchine o se sono parcheggi. Però confermo quello che diceva l'assessora Maiolati e aggiungo anche un'altra domanda, ma questo ampliamento di 20.000 metri quadri fa parte della convenzione iniziale? Perché io ce l'ho la convenzione e non sono riuscito a capire dove è questo punto,
o è un nuovo progetto? Perché è stato anche presentato presso il Centro Anziani di Trigoria, il nuovo progetto del campus biomedico. Vorrei capire se è una convenzione che attualmente non è completata, per cui 20.000 metri quadri stanno ancora indietro e dovranno essere completati, oppure un nuovo progetto per cui una nuova convenzione. Questo io personalmente a me non l'ho capito. Facciamolo spiegare meglio, l'avevano già detto, lo facciamo ripetere. Prego. Sì, il completamento l'ha spiegato bene la collega, ma è un completamento di una cubatura di una convenzione ancora vigente. Non abbiamo mai parlato assolutamente di convenzione integrativa, perché convenzione integrativa sarebbe una convenzione che sta per scadere e viene prolungata o altro. Ma poi non è un ampliamento, è un completamento delle volumetrie già assentite da quella convenzione. Ho capito. E nella convenzione che cosa era previsto in quell'area verde? Gentilmente, così almeno ci rinfresca. No, mi scusi, stiamo facendo forse una confusione. Il progetto che, ripeto, è in capo al provveditorato, è su un'area fondiaria del campus, non va a intaccare nessun'area verde, è il completamento di una quota della superficie delle aree della didattica che dovevano essere fatte dal campus. Quindi il progetto non spora nulla sulle aree verdi. Poi, ripeto, su questo master plan, su questo ampliamento, mi scuso, ma... No, mi scuso io perché mi sono spiegato male. Mi sono spiegato male. Io intendevo come area verde, non di proprietà pubblica, no? Intendevo nell'area verde, cioè dove devono completare quei 600.000 euro di cui parlavamo prima, che cosa era previsto? Perché mi sembra che era una domanda che ha fatto anche un altro consigliere. La convenzione... Non ho capito, mi scusi. Verde pubblico attrezzato. E cioè? Verde pubblico. No, verde pubblico attrezzato viene specificato che cos'è. Può essere anche una chiesa. Lo stiamo chiedendo, consigliere Tranquilli. Verde pubblico attrezzato è tutto. Sì, ma consigliere Tranquilli, un momento. Mi scusi, però adesso il verde pubblico che non lo so chi sta parlando perché non ho la videocamera. Detto Tranquilli stava parlando, ha interrotto, diciamo. Va bene. In realtà la normativa del verde pubblico attrezzato, e qua chiedo ai colleghi, in questo caso, mi scusi, non è la individuazione dello standard del DM. In questo caso il verde pubblico attrezzato sono le norme tecniche di questo piano particolareggiato approvato con accordo di programma. Quindi il collega sta dicendo che all'interno di questo perimetro, che ha una norma a sé che chiama verde pubblico attrezzato quell'area, l'indicazione della norma tecnica è quella di attrezzaggio di un verde. Il discorso della chiesa, della scuola, del centro sociale, del centro culturale, quello è riguarda le aree a standard del DM. In questo caso però stiamo nel verde attrezzato di una convenzione, di un piano particolareggiato. E il collega... I consiglieri volevano sapere con che cosa lo attrezzavano. Ecco, questo era il succo. E io mi scuso per aver fatto confusione pure io. Tutta la varia attrezzatura che sarà sottoposta. Allora, questi 601.000 metri euro naturalmente derivano da un computo medico che ad oggi non ce l'abbiamo, però ci sarà sicuramente un progetto definitivo legato a questa cosa, o che dove ci saranno le banchine, gli alberi. Porta rifiuti, queste cose qua sono è un attrezzaggio di un'area verde, è un'area interstiziale, quindi credo che sia una specie di giardino. Mi sembra un parco, insomma, però perfetto. Mi sa che era questo che gli altri consiglieri probabilmente desideravano sapere. Ora, per rispondere a Cristina, diciamo anche qui. Vorrei un attimo capire una cosa, visto che siamo, diciamo, tra persone che ci conosciamo, e vorrei sapere perché poi non è andata avanti questa modernizzazione, sinceramente, cioè per una questione che ci sono stati problemi su un altro, sulla, su quella dove era destinata i soldi,
o perché proprio non andare avanti, non so, per problemi d'ufficio. Io allora, come voi sapete bene, perché si possa fare una monetizzazione di un'opera non realizzata, ci deve essere una determina da parte del dirigente, no? Cioè un atto di indirizzo politico deve essere seguito da un atto formale dell'amministrazione. Che io sappia, a me Montuori mi disse che per tanto tempo questa determina era, girava negli uffici, ma che poi non è stata firmata. Questo è quello che verbalmente mi disse l'assessore Montuori. Chiedo riscontro a voi che siete gli uffici, perché se questa determina esiste va solo firmata, va portata avanti. Oppure è chiaro che se l'amministrazione intende non prendere in considerazione la volontà del municipio, la volontà politica di un consiglio del municipio, bene, allora il campus facesse quello che vuole e ci rimettiamo chiaramente alle decisioni superiori dell'amministrazione. Io non so che altro dirvi. Sempre per, diciamo, per concludere, comunque era stata individuata dal municipio un'altra opera. Certo, noi avevamo chiesto la monetizzazione per destinare quegli oneri a una strada di quartiere che stiamo realizzando comunque pure senza i soldi del campus, stiamo portando avanti con grandissima fatica dell'ufficio tecnico del municipio, però l'articolo 66 o 67 mi sembra del decentramento amministrativo ce lo consente, perché è una piccola stradina di quartiere che deve essere completata, ma che è essenziale per la cittadinanza. Io ho ricevuto migliaia di segnalazioni e migliaia di lettere su questa cosa. Allora avevamo chiesto inizialmente al campus, la fate voi? La volete fare voi a scomputo? Togliamo via Torsiello, che non serve a nessuno e comunque era abbastanza impraticabile da fare, ma poi insomma alla fine la finalità del campus giusta era quella di farci passare il filobus, che però non si sa bene ancora dove passa, perciò sarebbe stato un lavoro probabilmente inutile. La volete fare voi a scomputo questa strada? Assolutamente no. Allora, nel momento in cui il municipio dice va bene, allora non ci serve quell'area verde, ma ci servono i soldi per fare la stradina di via Zibordi, che è fondamentale per la viabilità di quartiere, chiedemmo la monetizzazione. Niente, oggi la situazione è quella che vi ho descritto, stallo completo, addirittura si ritorna a una vecchia opera a scomputo che non serve a più. Perciò, secondo me, l'unica è capire se c'è da parte del direttore del Dipartimento PAU l'intenzione di seguire la volontà politica del municipio firmando la determina di monetizzazione. Punto. Chiarissimo assessore, chiarissimo intervento. Una replica da parte del PAU all'assessore? Ma la relazione è fatta io, responsabile del procedimento, è stata inviata, preparata dal DPO. Sono subentrati queste novità, ci sono stati incontri prima con il generale Di Lorenzo, con i rappresentanti del campus, e poi qualche settimana fa c'è stata questa video riunione call center, c'era pure l'assessore, quindi le problematiche. Però ecco, via Torsiello, voglio precisare, non era per ampliare, era perché decido essere, dato che l'ho trattato con il tipo bus, no, provare, eccetera, c'era il proseguimento, era stato chiesto il proseguimento del filobus per dare la possibilità di accedere tramite questo filobus che è stato realizzato qua per accedere là, per accedere tramite via Torsiello. Posso dire una cosa? Tecnicamente entrambe le soluzioni, sia l'ampliamento di via Torsiello che l'ampliamento, che la prosecuzione di via Zibordi, erano equivalenti, perché entrambi erano extra convenzione. Allora, chiariamoci. Va bene, prendiamo atto che il campus sinceramente ma più che altro vedo l'assessorato e il dipartimento non intendono seguire la volontà di quello che è stato espresso in un consiglio. Questo io ci tengo a rimarcarlo, perché altrimenti non vorrei che sembrasse che io non ho seguito bene la cosa e che non ho dato seguito alla volontà di un municipio che è stata chiarissima, anzi di un territorio che è stata chiarissima. Grazie assessore.
Nel frattempo aggiungerei una replica del consigliere Lepidini, così il Dipartimento PAU risponde in maniera magari un po' più completa. Prego consigliere Lepidini per la sua, per il suo chiarimento del pensiero. Sì, io vorrei però segnalare questa cosa, è stato detto che il Consiglio si è espresso, però intorno a queste vicende c'è un apprezzamento pubblico rispetto agli obiettivi che vengono a essere realizzati anche nel quadro di una convenzione. È evidente che non c'è più la sussistenza e l'interesse pubblico a fare questo tipo di operazione, perché un ulteriore verde attrezzato, vuol dire, quale senso avrebbe? Che Trigoria, vuol dire, cioè, di verde ce n'ha un'infinità ed è difficile mantenerlo, vuol dire, è abbastanza evidente. Non solo, diciamo, tutta la parte del campus, diciamo, affaccia sulla riserva di Decima Malafede, quindi come di, non è che si pone un problema di verde. Quindi noi siamo stati molto chiari come municipio da questo punto di vista. E allora, diciamo, intanto io non ce l'ho, non ho mai avuto questa convenzione, vi chiederei di farla avere alla commissione, naturalmente. Dopodiché, è evidente che è necessario fare questo lavoro rispetto alla modifica diciamo, della convenzione e quindi arrivare a monetizzare. Cioè, ora che l'assessore Capitolino bypassi la volontà del municipio su sta roba, io lo trovo scandaloso, è scandaloso. Quindi voglio dire, voi dovete però, secondo me, quando si fanno queste, parlo al PAU, quando si fanno questi incontri, invitare per forza, voglio dire, il presidente del municipio o un suo delegato, sia l'assessore, chi sceglie il presidente del municipio, ma ci deve stare il municipio. Non si può fare che cose di questo tipo, che hanno un impatto sul nostro territorio, vengano decise contro la volontà del municipio. È una cosa veramente fuori dal mondo, fuori dal mondo. Nessuno ne sa niente, cioè io non credo si possa andare avanti così. Poi ci domandiamo perché questa città non funziona. Grazie per l'intervento. Consigliere Lepidini, intanto viene segnalato che la convenzione, comunque ne abbiamo una copia sulla piattaforma. Dipartimento PAU, prego architetto. No, io cioè, volevo evidenziare che noi naturalmente siamo uffici tecnici, cioè, nel senso che noi attuiamo quelli che sono, cioè, in modo particolare noi siamo uno strumento attuativo, quindi applichiamo quelle che sono le convenzioni che ci vengono date da, diciamo, dal piano regolatore, dagli uffici di progettazione. Quindi poi è naturale che, diciamo, le cose prendono un'altra via, no? Si evolvono, eccetera, eccetera. Tutto si può fare, però, signori, noi dobbiamo avere degli indirizzi specifici con delle cose chiare. Noi qui ho portato i responsabili del procedimento, io sono coordinatore di queste cose, e qui mi dice il responsabile del procedimento che lui ha predisposto tutto. Quindi, diciamo, l'ufficio ha fatto quello che doveva fare per quanto riguarda la procedura della mobilitazione. Sì. Quindi, posso fare una domanda per capire meglio il procedimento? Quindi, se il direttore del Dipartimento PAU firma questa determina, di fatto si blocca l'attuazione di quella piccola parte di opera pubblica e si monetizza, oppure ci può essere ricorso da parte del proponente dicendo no, io voglio realizzare quell'opera? Io mi scuso per le domande banali, ma purtroppo per l'Italia capire... può succedere di tutto. È naturale che teoricamente noi siamo l'amministrazione pubblica, lì è un contratto la convenzione, no? Quindi praticamente andiamo alle cose amministrative. Certo, in linea generale mi sembra che, insomma, cioè, una struttura come il campus biomedico, cioè, non è che si mette a fare, però è vero che se noi siamo decisi, sicuramente loro fanno quello che, se invece noi siamo indecisi, qui possono cominciare a mettere a problematiche, perché è naturale che loro non vedono l'ora di terminare le opere e di chiudere questa convenzione, cioè, nel senso che fondamentalmente bisogna evidenziare che loro teoricamente, visto che gli mancano 70.000 metri cubi e quindi più di 20.000 metri quadrati, hanno fatto più opere di quello che poi hanno realizzato, eh? Cioè, questo, anche se poi questa convenzione appunto ci stanno sti parteggi privati e tutto pubblico, però teoricamente loro hanno terminato tutte le opere tranne quel pezzettino di verde che vale intorno ai 500-600.000 euro. Cioè, loro secondo me sarebbero pure contenti, insomma, di monetizzare, non credo che sia questo il problema. Il problema è che naturalmente certe volte, non so per quale motivo, ma
noi, come ti ripeto, appena abbiamo un input lo facciamo. Poi se si ferma, certamente non è, possiamo essere noi quelli che proponiamo le delibere, che questo non è che si fa soltanto con la determina, questa mobilitazione, c'è una procedura che insomma è un po' più lunga. Grazie, intanto si è prenotato il consigliere Raffaele Di Nardo e successivamente per una replica il consigliere Lepidini. Prego consigliere Di Nardo. Sì, nel senso cerco di essere appunto delle domande abbastanza diciamo corte, soprattutto perché non ho letto perfettamente la convenzione, quindi come succede spesso in Italia chi legge meglio vince, nel senso che in Italia, come ho sempre detto, e sicuramente il Dipartimento queste cose le conosce, chi studia meglio vince, nel senso in Italia non esiste una legge perché c'è sempre un'altra legge, questo credo che ormai è conoscenza di tutti, quindi fondamentalmente poi è la forza politica che decide, questo credo che si è sentito in modo indiretto dalle parole del Dipartimento. Quello che io quindi mi chiedo come prima domanda, poi ne farò giusto due o tre così ci rispondo tutto alla fine, quello che chiedo alla Commissione, al Dipartimento, comunque quello che cerco di mettere a verbale è: qual è cosa deve fare la forza politica e in quale modo lo deve fare per far sì che questa cosa si faccia, così che il Dipartimento possa fare questo? Perché da quello che ho capito, alla fine non si capisce mai chi decide, sembrerebbe a Roma, non si capisce mai chi decide, però poi quando, magari come è successo col Massimo, qualcuno se studia le carte, cioè in Italia basta che prendi una carta, se te la studi meglio vinci, perché questo è successo a me con delle esperienze private, è successo col Massimo. Diciamo che alla fine qualsiasi cosa apre c'è sempre un problema, cioè se noi andiamo a vedere, adesso io non ci avrò tempo in questo momento, ma se andiamo a vedere la convenzione sono sicuro che anche i parcheggi magari pubblici devono essere messi lì in qualche modo e magari c'è qualche problematica, però dipende tutto da quanto studiamo. Quindi io invito, diciamo, magari alla commissione di studiarci bene la convenzione così da capire qual è il punto che si può risolvere questa situazione dei parcheggi, perché io non credo che appunto adesso vogliamo fare il piccolo fiammiferaio del campus biomedico che costruisce più di quello che deve, che preferirebbe pagare o meno, perché alla fine io non ho mai visto nessuno, immaginiamo che il Massimo per 20 milioni non sta aprendo un centro commerciale dei 300, figuriamoci altre cose. Quindi io vorrei capire, questi parcheggi devono stare a 12 chilometri, nella convenzione è specificato a quanti chilometri di distanza dall'ospedale devono stare, è specificato quanti devono essere, è specificata la franchigia, chi le decide queste cose? Perché noi sappiamo che poi le leggi sono fatte poi appunto in modo impreciso, così poi uno fa un po' come gli pare, perché io non credo che Euro Roma 2 sono più buoni del campus e fanno 3 ore di franchigia e il campus invece ne fa mezz'ora, perché mezz'ora appunto abbiamo detto è praticamente ci tolgono il tempo di andare a pagare ed entrare e fare la fila. Quindi prima domanda, a livello convenzione qual è l'obbligo sulla franchigia, sulle tempistiche, sulla distanza degli ospedali, se è specificato? Poi a livello appunto come abbiamo detto sulle opere pubbliche, appunto abbiamo, da quello che ho capito, le opere pubbliche devono essere fatte entro il 2021, se no non si possono fare le private, chiedo conferma di questo. E poi queste private se possono essere magari in giorno modificate, perché diciamo i vari trucchi che io ho scoperto, nel senso facendo questo lavoro che praticamente è più ingegneristico, strutturale, di burocrazia, ho scoperto sempre che poi tu attendi così puoi modificare, l'abbiamo visto con il Pro Laurentino quando c'era un accordo di programma, addirittura un accordo di programma, e si sembrerebbe il Pro Laurentino uno di quegli obblighi che non si poteva sostituire, invece di fare poi delle sedi per il cittadino hanno costruito due palazzi. Quindi io dico che sappiamo tutti che alla fine molto spesso si aspetta anche per poter modificare poi quello che invece sembrerebbe immodificabile, perché vi garantisco che c'è sempre la possibilità di modificarlo e quindi tutti sanno questa cosa, anche i dipartimenti. Quindi quello che chiedo ai dipartimenti è cosa la politica deve fare per dargli a loro la sicurezza di intervenire. Chi oggi sta bloccando la volontà del municipio? Questa è la mia domanda secca e concreta, perché noi poi a livello di commissione non riusciamo mai a trovare, diciamo, a essere sharp, come si dice in inglese, a cercare di trovare Maralina. Quindi la volontà del municipio quale deve essere per far sì che il Dipartimento ha la sicurezza e ha le spalle coperte per intervenire come lo vogliamo, e a livello convenzionale i parcheggi come si può fare intervenire per controllare se hanno fatto tutto quello che devono. Grazie. Grazie. Allora, prima di dare la parola al Dipartimento, farei concludere il consigliere Lepidini, il suo chiarimento del pensiero. Sì, grazie. No, volevo fare una proposta. Io direi, visto che siamo qua, c'è il presidente del municipio che ringrazio sempre per la partecipazione alle sedute, così può essere, diciamo, comunque anche
un tramite tra la commissione, gli uffici, gli assessorati capitolini, io proporrei di fare richiesta di un incontro all'assessore Montuori col direttore Esposito, o penso che questo e i funzionari di riferimento, quindi responsabile cose, e dire quello che stanno, come dire, quelle che sono le nostre esigenze, e farci dire che quell'atto là va firmato. Perché questo è, cioè, un incontro politico dove l'atto che ha predisposto il responsabile del procedimento, che si è evidentemente fermato perché l'assessore Montuori, questo è emerso, non vuole andare avanti con questa che è la nostra iniziativa della monetizzazione, venga finalmente sbloccata. È una questione politica. Quindi, vedete, Presidente, noi aspettiamo notizie da lei, prenda un, diciamo, fissi un incontro, vuol dire chiami Montuori, così si fa. Cioè, non è che ci sono tante alternative, mi pare abbastanza evidente, però rimane scandaloso che l'assessore Capitolino non senta quello che il municipio ha detto. Poi, insomma, non è una cosa particolarmente complicata, no? Vuol dire, una monetizzazione per far, diciamo, a fronte di un parco attrezzato a verde che non serve a nessuno. Grazie, quindi fissi questo incontro e ci faccia sapere. Grazie. Scusa, ma Paolo, sono sempre di Nardo per chiudere, visto che ancora non c'è la mia risposta. Volevo sapere, ma questa cosa che si dice Montuori, si dice qualcun altro? Io voglio sapere se c'è scritto, perché dire Montuori, se non c'è poi una, un input scritto, io voglio sapere il Dipartimento PAO ad oggi di input scritti, perché orali non esistono per me, perché un giorno non si potrà dire Montuori da così. Input scritti ci sono, perché per me le cose vanno fatte di scritto, non per orale. Grazie. Diamo la parola al consigliere Ugolini, la Presidente Vicaria Ugolini, che non è ancora intervenuta fino ad ora, e poi il Dipartimento PAO. Prego, Presidente Vicaria. Grazie, Presidente. Allora, io ovviamente mi rendo conto che anche da parte degli uffici c'è un attimo di smarrimento nel ascoltare alcune considerazioni che vengono fatte in questa commissione. E, credo che l'intervento del presidente Di Innocenti sarà indispensabile, si è sempre speso per il municipio, l'ha sempre fatto e credo che lo farà anche in questa circostanza. Quello che mi preme capire è se veramente un atto di indirizzo richiesto dal municipio in consiglio possa essere disconosciuto da chi dovrebbe rappresentare il municipio in Campidoglio, se è possibile dare un indirizzo diverso da quello che il territorio chiede. Qui non si parla solo di soldi, io non voglio mercificare quello che è un'esigenza del cittadino, non voglio sapere se il campus è contento o non è contento di monetizzare, non mi interessa se il campus ha fatto più o meno quello che doveva fare. A me interessa che i cittadini hanno bisogno di poter usufruire di un ospedale, perché di questo si parla, potendo parcheggiare in sicurezza senza dover ostacolare magari un servizio pubblico. È stato solamente chiesto da parte del municipio di poter attingere a dei fondi che erano destinati a fare del verde pubblico, che i cittadini hanno detto di non essere utile, e utilizzarli in altro modo. Allora, questi sono i problemi. Questo dobbiamo risolvere e questo chiediamo, che ci chiedono i cittadini, e questo che la politica deve fare. I problemi sono due. Uno, non ci interessa avere un altro giardinetto, tra virgolette, preferiamo un parcheggio. Questo è il punto numero uno. Il punto numero due: siccome i parcheggi ci sono e sono privati,
fate in modo che siano accessibili almeno per un tempo limitato ai cittadini, 2 ore, 3 ore, quello che è, per permettere ai cittadini che non hanno la possibilità di pagare di accedere un minimo al servizio di parcheggio. Queste sono le due cose a cui noi dobbiamo rispondere. Adesso io vorrei capire se possiamo come municipio farlo con atti di indirizzo, ma se poi vengono disconosciuti è inutile farlo, ditecelo prima, ditecelo chiaramente e noi ci regoliamo. Grazie, scusate se mi sono dilungata. No, perfetto, perfetto, grazie. Io do la parola al Dipartimento PAU che sicuramente avrà preso nota di tutte quante le richieste da parte dei consiglieri e della Presidente Vicaria. Prego, architetto. Sì, allora, noi svolgiamo un lavoro tecnico di supporto alle decisioni, quindi questo deve essere, insomma, è ben chiaro. Quindi l'ufficio con il responsabile ha fatto in realtà quello che doveva fare, dopodiché noi non abbiamo non dobbiamo in realtà essere noi a dire che cosa fare, noi quello che dovevamo fare abbiamo fatto come tecnici. Rispetto alle convenzioni, secondo me forse c'è anche un po' di confusione, perché una cosa è l'aspetto della convenzione urbanistica nel rispetto di quello che bisogna fare e quello che deve essere fatto rispetto ad un programma urbanistico. Altra cosa è la convenzione sulla gestione, sui parcheggi, su delle aree verdi, cioè in quel caso è un'altra convenzione gestionale che non è la convenzione urbanistica. Quindi questo è quello che volevamo dire e precisare. Poi non so se altre cose ti posso dire i colleghi. Oggi l'ufficio sta portando avanti quello che è l'accordo di programma con la convenzione urbanistica in essere. Il Presidente del Municipio vuol fare una domanda, prego. Sì, io allora, le tematiche sono due. Una, perché non abbiamo monetizzato, perché il campus non ha monetizzato dando seguito a quanto avevamo espresso noi, e l'altra questione sono le esigenze dei parcheggi. Ora, secondo me, prima di andare a insistere e a dire vogliamo la monetizzazione di questi oneri, varrebbe la pena, secondo me, di vedere, qui chiedo l'intervento di Scaglione, se è, diciamo, perseguibile l'idea di dire voi dovete fare delle aree a verdi, dei giardinetti, fra virgolette, come stanno detto, non servono, quello che servono sono delle aree a verdi con parcheggi. Siccome la convenzione non li prevede, perché è vero che l'area verde può essere, ci può essere anche la chiesa, ci può essere il parcheggio, ma stanno realizzando qualcosa che è stato definito, progettato, validato, per cui bisogna fare una variante, credo, qui chiedo l'ausilio di Scaglione, una variante alla convenzione. Allora, secondo me questa è la cosa più sensata, cioè dire valutiamo la variante alla convenzione, facciamo realizzare al campus i parcheggi gratuiti nell'area destinata a verde. Se questo si può realizzare, bene. Se non si può realizzare, allora si dice ok, dateci soldi perché l'area verde e il giardinetto non serve. Io la imposterei così, non so. Volevo capire però dal PAU se questa modifica di convenzione è possibile. Credo che debba ritornare addirittura in Consiglio Capitolino, insomma, se è un iter perseguibile in tempi relativamente brevi oppure se è molto complicato. Insomma, questo credo che sia il tema. Ha chiesto Scaglione, prego. Allora, sì, grazie Presidente. No, le vorrei naturalmente ricordare che questo è un accordo di programma, quindi praticamente qui c'è una vigilanza sull'accordo, per cui qui c'è prima da fare una modifica urbanistica. E poi alla convenzione. Qui adesso, cioè la convenzione naturalmente viene a cascata, quindi qui c'è da modificare il progetto urbanistico, per cui insomma la cosa è abbastanza, cioè, non complicatissima, però naturalmente c'è i tempi che
ci vogliono, cioè non è una mera questione di cambiamento di opere, capito? Quindi c'è anche un, dove diciamo cade l'opera, per cui c'è anche un cambiamento di sedime, per cui c'è, però scusate, se la, se la modifica è inferiore al 20%, mi sembra non c'è neanche bisogno di ripassare in assemblea capitolina. È una modifica che può direttamente. Sulle modifiche sulle, diciamo, e sulla possibilità di operare lo snellimento delle procedure che lei ha citato con la 36, se noi non abbiamo i numeri e i dati, non possiamo, diciamo, dire se stiamo in un articolo 1, 1 bis oppure no. Cioè, bisogna capire di che cosa stiamo parlando. Se l'area che poi andiamo a sottrarre come verde invece era legata al dimensionamento, cioè è un ragionamento che va visto e costruito. In questo momento non abbiamo chiaramente ci vorrà una nuova conferenza dei servizi, ci vorrà una nuova sono vogliamo d'accordo con voi, ma e vi dico anche che il passaggio in assemblea capitolina non sarebbe neanche così drammatico, è solo più lungo e forse questo tempo non ce lo abbiamo. Però ecco, io vi chiedo la cortesia di verificare se l'eventuale monetizzazione comporti necessariamente il passaggio in assemblea capitolina, oppure, scusi a termino, oppure se semplicemente la mancanza di quei pochi, diciamo, metri quadrati di standard di verde pubblico possono andare avanti con l'articolo 1 bis della legge regionale 36. Solo questo. Che ha detto Frugioni? Prego. No, dicevo che l'ufficio rispetto, avete i dati per fare questo, diciamo, questa valutazione? Della monetizzazione. Tanto per cominciare, le istanze da parte del proprietario. Vabbè, facciamo ancora un discorso indipendentemente dall'istanza. Penso che quello che ci chiedono è un dato prettamente tecnico. Poi sull'istanza di chi viene fatta, quello si vedrà dopo. Se in realtà può funzionare come procedura o no? E capisco bene, questa è l'intenzione, assessore Maiorati. Esatto, esattamente questo chiedevo, se c'era possibilità di fare un'istruttoria e diciamo che poi noi chiaramente porteremo avanti parallelamente in maniera politica. Quindi mi sembra di capire che ci sono due alternative, una è il fatto, diciamo, della monetizzazione to cure, per vedere a che punto si è fermata, e l'altra è quella di valutare la possibilità di modificare, di variare, diciamo, il sedime del verde pubblico, trasformarlo in parcheggio e comunque farlo realizzare sempre a loro. Sì, parcheggio gratuito però. Però l'aspetto poi sulla gratuità, ripeto, è un aspetto convenzionale questo. Invece quella convenzione che stava dicendo architetto Forgione prima è invece in capo al Dipartimento Patrimonio. Ma quelle sono in realtà convenzioni che vengono fatte per la gestione di un bene, per l'utilizzo di un bene, per la fruizione di un bene. Può essere anche legata al municipio, nel senso quella è legata a un utilizzo che io faccio di quel bene. Faccio un esempio, l'apertura della palestra di una scuola a X, quella là è una convenzione che viene fatta, ma quella non è urbanistica, quella è l'aspetto, diciamo, sulla fruizione, sull'erogazione di un servizio che viene dato. Sì, poi consigliere Di Nardo voleva chiedere spiegazioni su una sua domanda. Prego. Come appunto convenzioni, a chi spetta il controllo della convenzione per capire cosa c'è scritto nella convenzione? La mia domanda di prima, a prescindere che poi sia il Dipartimento PAO o altri, la convenzione di solito scrive diciamo degli obblighi, dei paletti. Io volevo sapere, come ho chiesto, sicuramente magari è stata letta la convenzione comunque un po' da quasi tutti, io purtroppo non l'ho rivisto ultimamente, volevo sapere in questa convenzione cosa c'è scritto, a chi oggi il parcheggio è dedicato. Non è che se uno lo dà a qualcun altro allora questo qualcun altro non ha più i paletti, la convenzione rimane sempre negli stessi paletti. Quindi la mia domanda che cerco di ripetere è: ad oggi in quella convenzione, uno, ad oggi a chi è destinato, chi lo sta gestendo, i soldi a chi entrano in cassa, all'ospedale o c'è qualche privato che lo sta gestendo in supporto dell'ospedale? Questa come prima domanda. Seconda domanda: quanti parcheggi ci devono essere in questa convenzione scritti? Quanti parcheggi? Questi parcheggi devono essere gratuiti?
devono essere a distanza di 300 metri, quanta è la franchigia che c'è scritto dentro. Di solito le convenzioni hanno dei paletti, e io voglio sapere i paletti di questa convenzione, quali sono e chi lo sta gestendo e chi oggi fa il controllo su questa convenzione. Grazie. Quindi l'organo di controllo, quali sono i paletti e chi oggi lo sta gestendo. Grazie. Grazie. Due domande chiare, prego. Scusi, però questo l'abbiamo detto prima, nel 2014 e sono state collaudate la prima fase di questa convenzione, dove dentro c'erano i parcheggi privati di uso pubblico. Quindi i parcheggi di questa convenzione sono privati di uso pubblico. I 300, i 400, i 500 metri non c'entrano assolutamente niente. Il consigliere che sta parlando forse dovrebbe vedere quella che è la zonizzazione. Cioè, nella convenzione è una convenzione urbanistica. Noi facciamo, controlliamo se loro rispettano i patti convenzionali sulle opere pubbliche da convenzione, perché loro a scomputo degli oneri realizzano queste opere pubbliche. In questa convenzione c'è questa cosa, diciamo, però è stata fatta così, che i parcheggi sono privati di uso pubblico, quindi poi hanno comportato, ma non è una cosa che... cosa vuol dire privati di uso pubblico? Devono essere pagati o no? Il parcheggio privato di uso pubblico comporta anche il pagamento. Cioè c'è una convenzione, io l'abbiamo detto prima, possiamo verificare con il campus se è una convenzione, perché stiamo parlando del 2014, io non c'ero, almeno non c'erano nemmeno i miei colleghi, se è una convenzione di tipo municipale o del Dipartimento Patrimonio. Ok, allora se è possibile, ma non è la convenzione, urbanistica legata al progetto urbanistico. Era il parcheggio. Se posso avere un altro, mi scusi consigliere Di Nardo, un altro chiarimento, no? Sempre partendo dalla sentenza del Consiglio di Stato, qui viene ribadita che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla luce delle diverse integrazioni di legge, comprendono quindi rispettivamente, e citano, strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, queste tra le opere di urbanizzazione primaria. Io, da quello che ho letto sempre da questa sentenza, le opere di urbanizzazione primaria sono del comune. Ora, un parcheggio privato ad uso pubblico, cioè può esserci magari, ecco, per dire, nel centro storico, un vecchio palazzo si butta giù, si fa un altro parcheggio e va bene, ma quando si utilizza qui lo strumento della convenzione urbanistica, com'è possibile che ci sia, la mia è non conoscenza della materia in maniera approfondita, ci mancherebbe altro, ma com'è possibile quindi che non venga soddisfatta l'esigenza di opera di urbanizzazione primaria come un parcheggio e quindi venga affidato ad un privato, che poi giustamente il privato dice io lo gestisco, è mio, lo gestisco come, sai, Paolo, come meglio crede. No, un attimo, prima facciamo rispondere al... Non lo sai, c'è un privato, ma può essere che lo gestisce. Diciamo del gestirlo io, no, perché in realtà il concetto di uso pubblico è insito nel fatto che comunque tra l'amministrazione e il soggetto X si gestirà d'accordo, un po' come i parcheggi che vengono fatti come nodi di scambio e quant'altro, vengono gestiti in forma sempre negoziale tra i due, non è che praticamente li gestisco io come mi piace fare a me, assolutamente no, appunto perché c'è quell'uso pubblico, quella funzione pubblica che in qualche modo viene a rafforzare il concetto, poi è capire come, se c'è e come è gestita quest'altra convenzione sull'utilizzo di questi parcheggi. Sì, no, mi spiego meglio. Io sono sicuro che è stato rispettato tutto quanto da parte di tutti, insomma, delle normative vigenti, però mentre io il parcheggio privato lo concepisco come il parcheggio per i professori universitari, i medici, gli infermieri, il personale amministrativo, al limite gli studenti universitari, e quindi quello è il parcheggio privato, però è sicuramente concorre al soddisfacimento degli standard urbanistici, ci mancherebbe altro, però poi quando si parla di una quota che deve essere destinata quindi anche a coloro che ne usufruiscono, come se fosse appunto un supermercato, per fare un paragone, io quello che non capisco, ripeto, e me ne scuso per questo, com'è possibile che non ci sia una quota che è stata realizzata da un privato che siano
pubblici, poi dopo ci fa, uno fa una convenzione per cui la gestiscono loro, però è questo che io non riesco a capire, scusate se sono un po', diciamo, non elastico mentalmente. Architetto Scaglione, se c'ha la santa pazienza di illuminarmi un po' su questa vicenda. Non è che si tratta di l'audio. Non è che si tratta di illuminarci, purtroppo noi qui attuiamo una convenzione che è nata così. Ci sono i parcheggi privati ad uso pubblico, non ci sono i parcheggi pubblici, quelli classici che noi vediamo dappertutto, non ci sono, ci sono i parcheggi ad uso pubblico. La convenzione è nata così, ora poi naturalmente dovevamo evidentemente tra il Comune di Roma e il Campus ci sarà stato un accordo che forse può essere perfezionato, questo lo dobbiamo un attimo verificare. Questa me la prendo io come briga, lo vediamo se è una questione municipale o dipartimentale e quindi la possiamo inviare. Però purtroppo questo è un dato di fatto. I parcheggi di questo campus biomedico sono privati ad uso pubblico. È nata così la convenzione, è una convenzione che è stata vigilata dal segretariato, cioè che le devo dire, Presidente? Sì. Io la capisco, perché poi alla fine... Ma l'uso pubblico viene in soccorso, diciamo. L'uso pubblico però c'è, diciamo, quelli sono standard di... A tutti gli effetti, però sono privati di uso pubblico e quindi sono soggetti ad una convenzione. Perfetto. Se altri consiglieri volevano porre altre questioni o il presidente e l'assessore, così eventualmente. Fare una domanda a chi posso chiedere qual è l'ente istituzionale che ha la convenzione in mano, così la possiamo chiedere come commissione, se no ci perdiamo sempre come al solito come commissione nei beani. La seconda commissione ce l'abbiamo tutti, è allegata. La convenzione base sta qua sul sito, sul nostro. In quella convenzione ci sono scritte queste cose, perché a quello che ho capito invece si doveva trovare la convenzione per leggerla. Per poter questi paletti della convenzione, e chi ci sono scritti lì in quella convenzione che avete voi? Allora, un attimo, consigliere, la convenzione urbanistica è caricata sulla piattaforma. Io quello sto che parlando ci sta della dicendo, convenzione invece... riguardo al parcheggio che è legato alla... quella noi non l'abbiamo. Per quello, allora fatemi fare la domanda, perché sennò ogni volta poi in modo, diciamo, però così ci... No, però chiarito il tutto, perché pure io ho fatto confusione. Abbiamo risposto, però mi scusi, come ufficio abbiamo già risposto, l'architetto Scaglione si è impegnato sì. a fare... una ricerca in quanto non è mi scusi se mi lascia completare sì. così abbiamo un quadro ben magari chiaro la convenzione urbanistica è allegata all'accordo di programma e abbiamo già avuto modo di appurare che è in possesso come materiale vostro, altrimenti ve la formiamo come ufficio sì. sulla convenzione rispetto all'uso alla fruizione dei parcheggi, ossia all'articolo 8, noi in questo momento non siamo a conoscenza perché riguarda un ambito di gestione. L'architetto Scaglione si è impegnato a fare una verifica al patrimonio per capire se è stata firmata e se c'è. Dopodiché ne forniremo copia se abbiamo o delle indicazioni al presidente del municipio e al presidente della commissione. Perfetto. Paolo, sei riuscito a finire la mia domanda, grazie. Io ringrazio appunto intanto l'impegno, però a prescindere dall'impegno, se io lo volessi fare come consigliere, chi è l'ente a cui devo chiedere? È il patrimonio uno e chi è l'ente, magari se voi sapete già, di vigilanza che doveva controllare su questa convenzione? Perché da quello che ho capito forse abbiamo anche dei dubbi se è stata firmata, ma a prescindere da questo, se io la voglio chiedere come accesso agli atti, a quale ente istituzionale la devo chiedere? Grazie. A quale... Scusi, io non so se noi parliamo, ma allora le ho detto che l'aspetto gestionale, cioè dell'uso, non è nella convenzione urbanistica che ci abbiamo noi. Noi siamo un dipartimento tecnico, quindi facciamo il monitoraggio di questa convenzione. Ho detto, mi prendo la briga di capire se è una convenzione per quanto riguarda questi parcheggi firmata col municipio o con il dipartimento patrimonio. Non credo che ci siano altri enti. Quindi è una cosa. Poi se lei lo vuol fare come consigliere, lo può benissimo fare. Lo faccio al suo municipio o al dipartimento, fa lo stesso lavoro che facciamo noi, tutto qua. Al municipio o al dipartimento. Preferiamo, mi scusi consigliere Rinaldi. Allora io come presidente di commissione concordo totalmente con ciò che ha detto l'architetto Forgione, che quindi a seguito delle vostre ricerche sarà data comunicazione poi al presidente D'Innocenti e anche alla nostra commissione, la commissione seconda,
Quindi in quel caso, se ci fosse una convenzione siglata, ce ne fornite anche gentilmente copia. Paolo, però se era del municipio, l'assessore non ha molte volte, non abbiamo tirato fuori questo problema un sacco di volte, è possibile che gli uffici municipali non si erano accorti che avevamo noi in mano questa... Ce l'avrà il patrimonio, facciamo fare questo lavoro all'architetto Scaglione, ha preso questo impegno in nostra presenza, lo ringraziamo, tra l'altro sono le 11 e quindi diciamo che li dobbiamo sicuramente congedare. Li ringraziamo per la cortese partecipazione e la chiarezza come al solito, augurandovi quindi buona giornata. Noi intanto continuiamo buona giornata. E c'è il consigliere Tranquilli che si era prenotato, prego consigliere Tranquilli. Dario, se stai parlando non si sente, il presidente del municipio non si sente. Prima che vada via Scaglione, non so se è già andato via. Sono già andati via. È andato via? Sì. Vabbè, c'era una questione che volevo chiedere che riguarda il municipio, comunque lo chiamerò per telefono separatamente. Prego Tranquilli e poi Di Nardo. Sì, si parlava di parcheggi privati ad uso pubblico, ma anche quelli di Euroma 2 sono parcheggi privati ad uso pubblico. Se il municipio ha avuto l'opportunità e l'ha ottenuta di portare la franchigia a 3 ore con Euroma 2, mi domando come mai con il campus tutto questo non è possibile? È stato tentato, io non conosco la procedura che è stata fatta a suo tempo con Euroma 2, ma se visto che Euroma 2 è un ente privato, una società a scopo di lucro, perché ci guadagnano su quello che fanno, stessa cosa è il campus biomedico, è una società privata con scopo di lucro, dovremmo capire qual è stata la strada usata a suo tempo e tentare la stessa con Campus, al limite, oltre tutte le altre cose che si sono dette. Però, visto che abbiamo già come municipio ottenuto il risultato, forse potremmo tentare la stessa strada e vedere di ottenere di nuovo il risultato a favore dei cittadini. Ora, non vorrei fare una battutaccia, però il presidente della Commissione dei Lavori Pubblici dell'epoca era un po' più sveglio del presidente dei Lavori Pubblici attuale. Tranquilli, te lo dico fuori registrazione in privato. Allora, Raffaele Di Nardo, consigliere, prego. Al solito, sinceramente, sono un po' deluso dalla Commissione, perché a volte siamo inconcludenti, nel senso, prima sono stato, tra virgolette, ripreso, no? Ma quella è la Convenzione Urbanistica, no? E nessuno aveva capito che ero l'unico che stavo facendo la domanda corretta, che era l'unico che praticamente non ci stavano rispondendo. Ossia, io non capisco, e sono anno che è stata chiesta sti parcheggi, devo io farvi capire che c'è una convenzione che nessuno mai ha chiesto, e oggi ci è stato detto, mo vedremo se forse è stata firmata e se forse è stata al municipio. Allora io mi chiedo, è impossibile che sta al municipio, perché sono 3 anni che parla di sti parcheggi, è possibile che nessuno ha controllato e non ha fatto la domanda unica che dovevate fare? Ma chi ce l'ha sta convenzione, così andate a leggere? Il fatto poi che Roberto dice questo, per carità, e per fargli pure capire a Roberto, che ringrazio perché è l'unico che si sta battendo per questa cosa giustissima, questa cosa dell'Euro Roma non Euro Roma non c'entra nulla, noi dobbiamo leggere che cosa c'è scritto in quella convenzione, se è stata firmata e se è stata firmata a suo tempo, perché molto Raffaele, spesso Raffaele l'abbiamo chiesto all'inizio della commissione, Raffaele sei arrivato tardi. La convenzione è stata... No, però per favore, perché... Uno alla volta. Grazie. Ok, allora rispondo io a Raffaele. La convenzione è stata firmata il 22 maggio 2003 e c'era l'architetto Giuseppe Schettini, la signora Giovanna Marucci, il geometra Ferdinando Barletta. Ma io quello che chiedo è un'altra cosa, io dico solo una cosa, quando io sono sempre uno alla volta, se no non si capisce. Una volta c'era il consigliere Barros che si è prenotato. Ti ringrazio Paolo che mi dai la parola come sempre. Allora, il consigliere Di Nardo ha detto una cosa semplice: non siete stati in grado come commissione a chiedere la convenzione. E poi è passato un anno, non abbiamo la convenzione qua con i paletti che c'è sta scritto in quella convenzione. Che l'Euro Roma fa. Raffaele, ce l'abbiamo, perché avete detto che la deve andare a controllare il signore del dipartimento. No,
è allegata alla commissione. Ma perché l'avete chiesto al dipartimento PAO? Non ce l'avete quella convenzione dove ci ma stanno come tutte. No, ce l'ho davanti gli occhi. Perché l'avete chiesto adesso al signore di come è gestito il passaggio? Posso rispondere c'è un anche attimo il protocollo. C'è il protocollo 6486 del 23 maggio. Per chiudere, se voi avete chiesto a quel signore come viene oggi appaltato il parcheggio, è lì che ci stanno scritti i paletti. Il fatto che l'Euro Roma devi far entrare gratis, è normale che quello è un ente commerciale, quindi ha il vantaggio che tu vai lì e ti regala le tre ore, perché tu i soldi non li fa col parcheggio, ma li fa con i negozi, e magari ce l'ha lui il parcheggio in mano. E l'ospedale invece la gente è obbligata ad andare lì, quindi il guadagno già ce l'ha obbligato. Ecco la differenza a livello commerciale, perché l'Euro Roma 2 è un centro commerciale che non va tantissimo bene, ti spinge ad andare lì gratis, e un ospedale no, perché all'ospedale non gli serve che tu vai o non vai, perché tanto loro sanno che ci vai per forza, mentre l'Euro Roma 2 ti deve portare. Quindi a livello psicologico è normale che sia così, non è che è illogico. Quindi a me quello che mi interessa sono sempre gli atti. Quando io dicevo ad oggi l'input politico di non prendere quei soldi di chi è, non si può dire di Montuori se non c'è una cosa scritta, perché Montuori non può comandare con le parole, deve comandare con le cose scritte, perché un giorno Montuori aveva pure denunciato e di non è vero, io non l'ho mai dato quell'input. Roma deve finire, devono cominciare delle procedure scritte, non si può che i dipartimenti ti dicono non lo so, forse manca la volontà politica, devono dire nome e cognome, chi firma. La commissione telematica non riesce a dare magari il giusto... Non si può dire fuori se non c'è l'input scritto. No, quando io dico la commissione... Montuori però non c'entra, da quello che ho capito io non c'entra Montuori. Non c'entra perché... Domanda la termine dirigenziale la firma il direttore del municipio, non c'entra nulla la parte politica. È una questione politica, come è stato detto, e bisogna vedere qual è l'input politico, chi lo dà, perché a volte noi non capiamo mai chi dà l'input politico, non siamo sciarpe, non siamo così svegli. L'abbiamo dato noi l'input politico, con la risoluzione. Sì, però quello che ci hanno detto è un'altra cosa, presidente Mancuso, è un'altra cosa, ha detto che Montoni l'ha stoppato, cioè questa roba rimarrà, Non ho sentito bene io, scusate, perché purtroppo online alcune parole io almeno non riesco a sentirle. Voi non chiedete mai documenti, è quello che sbagliate. Ogni dipartimento, ve lo garantisco, i dipartimenti è normale che sanno più di noi, perché se si leggono le carte le sanno meglio di noi, ma se te le metti a studiare poi lo sai meglio te di loro. Così io ho vinto delle cose nella mia vita a livello politico, perché mi studiavo le carte. Quando te le studi sei molto più di loro, perché sennò te fregano, te rigirano come una trottola. Allora io dico una cosa, quando chiedete gli input, chiedete chi ve l'ha dato, la domanda è semplice, come l'elementare, chi ve l'ha dato, dove sta, qual è il protocollo, e allora cominciamo a parlare, se no vi fate invogliare in questo vortice che premente vi inonda. Grazie. Allora, diamo la parola al consigliere Barros, che è un quarto d'ora, dieci minuti che ha richiesta. Prego, consigliere Barros, che non ha mai parlato. No, vabbè, grazie presidente, no, c'è poco da dire. Purtroppo in questo municipio dal punto di vista urbanistico ci sono troppe cose che non vanno. Insomma, lei ieri con me, con il presidente del municipio, eravamo insomma con altri colleghi, eravamo insomma nella commissione trasparenza capitolina per il fatto del maximum. Qua purtroppo io ora la convenzione non ce l'ho tra le mani, ma bisogna cominciare a mettere le cose insomma in riga, perché il nostro municipio non può sempre insomma la beffa, diciamo, no? Oltre al danno anche la beffa, questo è il punto. Io da un punto di vista politico non so se questo sia una colpa politica, ma diciamo che in questo municipio ci sono troppe cose che non vanno dal punto di vista urbanistica. Rispetti della convenzione non attuati, leggi su opere più pubbliche, rispetto delle norme in funzione delle opere pubbliche e private, cioè, ci sono tante di quelle cose, guarda, che è veramente da caponare la pelle. Io da politico e da rappresentante dei cittadini sono stato l'altro giorno, ho accompagnato una persona più grande, una persona che ha 85 anni, che non riesce a deambulare, ho dovuto parcheggiare la macchina davanti all'ambulatorio, accompagnare la persona, prendere la carrozzina, lasciare poi la persona, andare a parcheggiare, poi sono rimasto là un paio di ore, mi sembra ora. E non so quanto ho pagato roba di 5 euro forse, ora non mi ricordo bene, ma è una cosa impreponibile, è una cosa che non si può sentire né in questo mondo né in un altro. Cioè, una persona che porta, una persona anziana che lo porta a farsi curare,
cioè deve andare a pagare un pedaggio del genere o comunque un parcheggio del genere. Questa cosa non si può sentire. Io quindi non so di chi sia la colpa adesso, ma non può essere che un parcheggio di un centro commerciale, dove chi va al centro commerciale penso che stia bene, stia in salute, a parte beh, io non ci vado neanche perché non mi interessano queste cose, però chiaramente non è possibile, non è tollerabile che una persona che ha delle esigenze, perché se uno va in ambulatorio vuol dire che non è che sta tanto bene, perché altrimenti si va a fare la passeggiata da un'altra parte, o comunque di accompagnare qualcuno, si trova a pagare una tassa del genere. È vergognoso, è vergognoso. Qua c'è veramente da farsi un'autoanalisi di coscienza, e quello che stiamo facendo comunque è stato fatto in precedenza, può continuare così, perché questo municipio, come ripeto, sta pagando dazio. Questo municipio è sempre quello che paga per gli altri, e basta, secondo me. Quindi il mio non è un intervento sul merito, ma più dal punto di vista politico. Cioè, sono anni che sappiamo di queste situazioni, oramai il nostro mandato è finito, quindi poi non so chi verrà dopo, che cosa farà, questo ahimè si vedrà. Però chiaramente cerchiamo di lasciare, insomma, qualche cosa di utile ai cittadini, cerchiamo di lasciare qualche briciola, qualche sintomo, cioè di piantare almeno una piantina che cerchiamo di far crescere, perché quello di andare in un ospedale, dover pagare una roba del genere, è vergognoso. Io neanche in Africa, ragazzi, certe cose, veramente, neanche in Africa. E chiudo qua. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Barros. Stiamo prendendo notare, consiglieri Lepidini e Corrente, non so chi c'era prima. Lepidini. Prego, consigliere Lepidini. No, volevo domandare, la convenzione che io ho visto, è una domanda, quindi se Corrente deve entrare nel merito, forse è bene, è la mia solo una domanda, la convenzione che abbiamo legato, diciamo, sulla piattaforma, è quella del campus e poi ce ne sono altre? Solo quella del campus? Allora, la convenzione è quella del campus, okay. Firmata il 22 gennaio del 2004. Ok, perfetto. Io ho finito, volevo solo sapere questa cosa, poi posso. Grazie. E per rispondere a consigliere Barros e Di Nardo, la convenzione è del 22 gennaio 2004 e lì qualcuno che l'ha firmata ha deciso che i parcheggi privati fossero ad uso pubblico. Prima che arrivassero i consiglieri Barros e Di Nardo, che adesso ci fanno la lezione, francamente trovo stucchevole, è stato proprio chiesto quello che il consigliere Di Nardo tanto si prende come merito. Cioè, l'articolo 8 della convenzione, che io ho avuto il piacere di leggere 116 pagine, distrattamente, ma secondo focalizzando i punti salienti, dice che è stata fatta una convenzione con il Comune di Roma per l'utilizzo, l'uso e le modalità di utilizzo di questi parcheggi privati a uso pubblico. Questo è sancito nella convenzione del 2004 con altre forze politiche, con altri funzionari probabilmente, in un altro tempo. È stata applicata poi nel corso degli anni. Ora, è stato chiesto al Dipartimento PAO, e Di Nardo ancora non è arrivato, glielo segnalo io adesso, di tirare fuori questa convenzione che sancisce l'uso di quei parcheggi pubblici, perché ho detto probabilmente ci sarà una scadenza, un adeguamento, è lì che dobbiamo andare a intervenire, affiancando a quanto detto dal Presidente prima che arrivasse il consigliere Di Nardo, di andare a un incontro con il campus e capire se si riesce a forzare questa modalità che, ripeto, nasce da una convenzione del 2004. Scusate, sono stato ripetitivo, ma talvolta serve mettere i puntini sulle i. Grazie. Replica il consigliere Di Nardo e poi il Presidente del Municipio aveva chiesto la parola. Prego, Di Nardo. Io ringrazio Giulio. La mia critica non era al fatto se adesso l'ha chiesto Giulio o no, la mia critica è alla commissione che oggi spesso si perde, anzi sono contento che c'è il Presidente perché appunto oggi vi vedo più attivi. Nel senso, quello che io sto dicendo e che dico spesso a voi consiglieri è che noi poi finiamo le commissioni e poi non si mandano queste note sharpe. Allora io mi chiedo una cosa, sono 3 anni che il consigliere Tranquilli, e gli do il merito perché non è che mi sto prendendo il merito di questo, che non mi sono occupato, però sono 3 anni che sento parlare del parcheggio, ne abbiamo parlato 800 volte, ma è possibile
che chi si è occupato appunto del corrente ha letto 116 pagine, lo dice oggi agli uffici, non abbiamo mandato una nota che mai rifirmavo pure io e voi, vi chiedo questo come supporto, vi avrei supportato, non l'abbiamo scritta 2 anni fa, 3 anni fa, perché sta cosa del parcheggio, ne parliamo da 3 anni, ecco perché oggi mi sono sfogato, so 3 anni e vi sento parlare, ma è possibile non abbiamo fatto una richiesta con una nota? E l'abbiamo chiesta prima e oggi a questo punto già sapevamo quello che c'era scritto sulla convenzione, ci saremmo attivati. Io non sto dicendo che il Movimento 5 Stelle o qualcuno mi sta mettendo in bocca, io sto attaccando questa cosa, io sto attaccando non la politica di oggi, io quello che sto attaccando è che noi non chiediamo mai le cose in modo diretto, no, alla fine si dice molto questa volta devo intervenire, è sbagliato perché di note abbiamo un pacco alto così, che avete fatto scrivere, non è che io mi sveglio la mattina e voglio fare note, la commissione ha fatto fare un pacco così di note. La parola, fammela finire per rispetto, poi dopo parli tu. Sì, quello sì, che no, dico però io, perché era sbagliato quello che è stato detto, perché no, voi mi avete fatto fare un pacco di note così, sono state scritte, la commissione ha lavorato bene. No, scusate, prego. Una parola da solo, vabbè, allora facciamo così, parla tu, sei il presidente. Se io sto finendo c'è anche il diritto di parlare, fatemi finire, non capisco mai quando parlo, mi vieni sopra. Io quello che sto dicendo è una cosa diversa. Io molto spesso mando le note, se le note non mi rispondono faccio poteri sostitutivi, se i poteri sostitutivi mi rispondo mando l'ANAC, mando la denuncia, allora io vi chiedo ad oggi, allora a sto punto stiamo parlando, io voglio sapere quante note avete mandato sull'argomento, se sono stati attivati i poteri sostitutivi e se in caso abbiamo fatto una denuncia e vediamo che non è così, quindi io non vi sto criticando, però sto dicendo una critica costruttiva e positiva, cerchiamo sempre di mandare le note, poteri sostitutivi, denuncia. Non mi dite che oggi è stato fatto tutto questo, perché non è vero, lo sapete pure voi, se no ditemelo voi, perché la mia critica non è che l'ha fatto il 5 Stelle o l'ha fatto il PD, non me ne frega niente, questa politica va distrutta perché i partiti dovrebbero essere dei contenitori di gente intelligente, non dovrebbero essere dei schiacciabottoni. Questo voglio dire, quindi figure a me della politica non mi frega niente dei colori, è tutto sbagliato di come oggi è fatta la politica, perché oggi la politica è solo fatta per chi fa qualcosa, per chi si prende il merito di qualcosa, è una lotta di squadre, questa è una follia, a me non me ne frega niente se ha fatto il 5 Stelle, ha fatto il PD, se la colpa è loro, e sicuramente sarà tra loro, io non sto dicendo che 5 Stelle è la colpa di questo parcheggio, che non ci stava manco, sto dicendo perché la commissione non ha chiesto i poteri sostitutivi se non vanno risposto, perché non abbiamo denunciato all'ANAC. E quando si chiede chi va dato l'input politico, si dice dove sta scritto l'input politico, non si dice ha detto Montuori, ha detto Gigi, non si sa mai chi ha detto, perché un giorno arriva Montuori e dice no, io non l'ho mai detto. Allora vi chiedo, quando parlate di dipartimenti, carta canta, chi ve l'ha dato l'input politico, dove sta scritto ufficiale? Ok, grazie, questo sto dicendo. Allora, ricapito e poi do la parola al presidente del municipio. I lavori sono stati in commissione, ne facciamo tanti, ribadisco, voi consiglieri insieme a me decidiamo di scrivere delle note e le note regolarmente vengono scritte. Tutto ciò che viene deciso in commissione viene portato avanti, ci sono degli atti che vengono fatti e poi c'è la parte esecutiva che è rappresentata dal Presidente del Municipio e dalla Giunta che danno anche seguito a ciò che noi abbiamo detto. Cose che poi possono anche essere dette nella stessa seduta di commissione, per cui non c'è bisogno di scrivere una nota al Presidente del Municipio, perché se partecipa e prende l'impegno, sta a verbale e quindi il Presidente del Municipio prende e porta avanti il tutto. Noi qui abbiamo appreso oggi, e ringrazio il Consigliere Pitini che mi ha segnalato questa cosa che non ero riuscito a sentire in maniera corretta, che l'iter procedurale, il responsabile del procedimento ci ha specificato che l'iter procedurale per scrivere una determina dirigenziale, per acquisire la parte diciamo mancante di oneri invece di fare lo scomputo, è stato portato avanti. Semplicemente a un certo punto è arrivato all'attenzione del direttore del dipartimento ed è rimasta ferma. Noi sappiamo da normativa vigente che io poi mi vado a studiare, non è che in questo caso c'è l'input della commissione, non studio io perché sono fatto così. Sappiamo perfettamente che ci sono diverse sentenze che danno ragione comunque al comune, perché le opere a scomputo, anche se sono messe in una convenzione, è un qualche cosa che l'amministrazione decide di far fare al proponente. In realtà poi dovrebbero esserci pure gli appalti, ma lì è una cosa un po' più complessa. Quindi se a un certo punto l'amministrazione dice io voglio prendere i soldi, lo può fare. Questo lo può fare con una determina dirigenziale. Noi abbiamo dato l'indirizzo politico,
e il presidente del municipio ha dato seguito al nostro indirizzo politico, e poi se si arrivava al dipartimento sarà compito del presidente del municipio per conto nostro, perché la nostra giurisdizione termina all'interno del perimetro del nostro municipio, presidente, che è il nostro, la nostra interfaccia al di fuori, ci farà questa indagine e ci chiederà, chiarirà il tutto. Prego, presidente del municipio, grazie. Allora, volevo replicare al consigliere Di Nardo. Allora, io ho partecipato sul tema dei parcheggi alla commissione precedente. Nella commissione precedente ci siamo posti il problema, io non so se era stato fatto prima, se se ne parla, ma a parlare se ne può parlare, però come giustamente dice lui, che impegni ci siamo presi e chi deve fare qualche cosa. Allora, ci siamo chiesti se era logico, era giusto, era possibile che il campus costruisce un ospedale e non fa dei parcheggi ad uso gratuito. Questa è la domanda che ci siamo fatti 15-20 giorni fa. Siamo andati a chiedere se è possibile una cosa di questo genere e ci è stato risposto che la convenzione stipulata nel 2004 prevede che i parcheggi in quell'area fossero privati ad uso pubblico. Quindi questa è. Poi la domanda che abbiamo fatto successiva, abbiamo detto quali sono i paletti, come si gestisce questo rapporto, eccetera. E Scaglione ha risposto che loro rispondono per una questione urbanistica. Loro dicono: io devo, come ufficio tecnico del PAU, sorvegliare che vengano realizzati quanto previsto dalla convenzione, e da quello che ci risulta sono stati fatti tutti quelli che hanno previsto in convenzione. Poi ci ha detto un'altra cosa, ci ha detto: i parcheggi privati ad uso pubblico potrebbero, non l'ha dato per certo, potrebbero avere una convenzione gestionale, cioè un accordo gestionale di come appunto vanno gestiti questi parcheggi, e potrebbe essere stipulato o col patrimonio o col municipio. Quindi oggi siamo a questo ulteriore passaggio, e quindi da qui adesso noi dovremmo lui farà le verifiche se col patrimonio c'è, io posso fare le verifiche se esiste una convenzione gestionale col municipio, e la prossima volta ci confrontiamo e vediamo se esiste o trasmettiamo le informazioni che riusciamo ad assumere. Queste sono le cose, poi tutto il resto, la politica, gli atti, parlato di questo, due anni fa ne parlava. Dobbiamo seguire questa traccia, non è inutile. Ma era due anni fa che Tranquilli ne parlava, è questo che sto dicendo, non è che non sto facendo un discorso non concreto. Io mi ricordo, poi mi può smentire Tranquilli, il consigliere, se non era due anni che c'era tirato fuori il problema dei parcheggi, perché ce ne siamo oggi resi conto che c'è una convenzione che ancora non sappiamo se sta al municipio al patrimonio? E questa è la mia domanda, semplice. La risposta è intanto che il consigliere Tranquilli ha richiesto questa commissione varie settimane fa, perché diciamo l'imbranato di presidente della commissione attuale lavori pubblici e urbanistica ha tirato fuori negli studi che fa regolarmente, non solo di medicina, ci mancherebbe altro, di epidemiologia, ma anche di diritto. Io sono un ingegnere, quindi non è materia mia quella. Io da stupido ingegnere vado, guardo e ho trovato tra le altre cose, insomma, dalle varie sentenze, una sentenza del Consiglio di Stato che cadeva proprio precisa sulla nostra situazione, perché c'era stato detto già in passato che di fatto non potevamo fare granché, la convenzione c'era, era quella del passato e lì si rimaneva. Con questa sentenza vediamo se era possibile fare altre cose. Per ciò che riguarda la convenzione, se è firmata o al municipio o al patrimonio, probabilmente non è questa commissione forse che dovrebbe fare l'analisi, magari mi sbaglio. Ma detto quello, non me ne importa di chi ha competenza o meno, ad oggi siamo arrivati ad un punto dove forse qualche cosettina si può sbloccare, forse. A noi quello che interessa invece oggi, oggettivamente, è che il mandato che ha dato il Consiglio, e questo lo dico a tutti quanti noi, il Consiglio al Presidente del Municipio di richiedere la monetizzazione è stato portato a compimento fino a un certo punto. Cioè, il Presidente del Consiglio del Municipio insieme all'assessore Maiolati sono andati al Dipartimento PAU, il RUP ci ha spiegato, questo dico a tutti i consiglieri, mi raccomando, al Presidente e all'assessore pure, il RUP ci ha spiegato che lui ha fatto tutto quello che doveva fare,
è alla firma del direttore del Dipartimento PAU. Questo è l'elemento fondamentale. E ripeto, sempre perché io mi metto a fare le ricerche delle varie sentenze, ma chiunque può chiedere che è autorizzato a farlo, non noi, all'Avvocatura Capitolina, a noi c'è stato scritto e detto che l'Avvocatura Capitolina non risponde ai consiglieri municipali in quanto siamo organo politico. Il comune può richiedere gli oneri concessori, li può richiedere, quindi non devono essere per forza necessariamente a scomputo. Ora, se l'assessore Maiolati mi conferma che l'area che deve essere attrezzata all'interno del perimetro del privato è comunque attrezzata con degli oneri a scomputo, quindi abbiamo, insomma, sappiamo che quei soldi li possiamo prendere, non c'è nessuna normativa che ci vincola a realizzare necessariamente queste opere, perché l'amministrazione, se cambia idea, punto, lo può fare, ed è stato sancito da tantissime sentenze di tribunali amministrativi. Conferma, assessore, che questi 600.000 euro, 500.000, quanti sono oneri comunque concessori che vengono fatti a scomputo, quindi con quell'opera lì, un'opera a scomputo. O sbaglio? No, no, è giusto, però vengono fatti, vengono, diciamo, scaturiscono da cosa? Dall'analisi degli standard necessari alla convenzione, cioè non è che le opere a scomputo nascono così perché a qualcuno gli va di fare un parcheggio piuttosto che un'area verde, sono tutte quante riconducibili al decreto 1444 del 68 che stabilisce le basi di quelle che sono gli standard per ogni convenzione. Si può andare oltre, non si potrebbe scendere sotto a meno che non ci siano dei motivi che sopraggiungono dopo, come in questo caso che l'area verde non serviva perché a Trigoria guardate tutto ci hanno bisogno, tranne che rispetto ad altre situazioni, che di area verde pubblica attrezzato. Poi in quell'area verde pubblico, come dice il consigliere Tranquilli, ci si poteva fare anche la chiesa, ma Trigoria non serve né la chiesa, né l'area attrezzata, né il parco giochi, serve altro. Noi come municipio, voi come consiglieri avevate fatto una considerazione diversa dicendo: guardate, noi avremo bisogno di una stradina, ci serve di più dell'area verde pubblico, ce lo chiedono i cittadini, abbiamo fatto tante commissioni, per cui a me sembrava logica la conclusione dell'iter amministrativo. La convenzione non comportava un'area verde pubblico, è una modifica che se nel 20% può essere fatta direttamente con una determina dirigenziale, per cui ora gli uffici stessi si chiedono perché questa monetizzazione non è avvenuta. Non so che dirvi, io su questo, no, come vedete, sono anche in difficoltà, perché se neanche loro sanno, la cosa mi preoccupa. Non so bene cosa, perché non ne sono stata proprio informata io dall'assessore Capitolino, che cosa è successo in sede di rinnovo della convenzione. Io ribadisco, è un atto comunque della dirigenza del dipartimento, non c'entra nulla l'assessore Capitolino. Cioè, Capitolino c'entra come? Se l'assessore Capitolino fa delle riunioni con il campus, è poi l'assessore che dà indirizzo in qualche modo al tecnico. Il tecnico fa quello che gli dice la politica in genere. Esattamente, però la politica si è espressa a livello municipale. Ora, su questo ha totalmente ragione il consigliere Di Nardo, no? Infatti sembrerebbe che siamo in disaccordo, ma in realtà siamo in accordo su tutto, sono solamente alcune modalità che sono differenti o magari ci sono alcune cose che non ci siamo compresi bene. Però il punto fondamentale è che se non c'è un pezzetto di carta scritto da parte dell'assessore Capitolino che specifica al municipio per quale motivo in qualche modo non può procedere in questo modo, quando il RUP ci ha detto che lui quello che doveva fare l'ha fatto, quindi il RUP ha seguito l'indicazione del territorio che voi avete portato avanti in maniera corretta. Perché questo è il passaggio, no? I cittadini vedono l'esigenza, ovviamente noi ci riuniamo, facciamo un atto, lo votiamo in consiglio, voi che siete la nostra parte esecutiva andate in Campidoglio a rappresentare questa esigenza. Quindi a un certo punto l'iter viene fatto e si blocca praticamente a mezzo metro dal traguardo.
Ed è su questo che noi vogliamo chiarimenti. Quindi dico noi, cioè non solo il consigliere Di Nardo o il consigliere Tranquilli che non sento, il consigliere Corrente, ma anche io, Paolo Mancuso, non solo da Presidente di Commissione, ma come cittadino, consigliere e poi Presidente di Commissione. Chi ha alzato la mano? Ah, io Di Nardo, no, io qua non è che ho fatto un attacco alla Commissione sul fatto dell'impegno che emette, perché io a tutti voi consiglieri vi riconosco e siamo una delle commissioni che lottiamo di più e troviamo i problemi. Quello che a me fa arrabbiare, ma fa arrabbiare anche a me stesso, cioè mi arrabbia anche con me stesso, che conoscendo un po' come si comporta la macchina burocratica, alla fine ci girano intorno, ci rivoltano e non ci dicono l'essenza. Se sono 2 anni che noi avevamo la volontà di chiedere la problematica dei parcheggi, perché era quella la nostra problematica, alla fine oggi stavamo andando fuori e praticamente si parlava della questione urbanistica, ma non si parlava, che era sempre un problema che poi non si è ancora risolto e che non si è capito chi ha bloccato quell'atto. È lì che mai mi rimane rabbio, perché dico, perché non siamo non incidiamo lì e andiamo oltre il nostro impegno che comunque mettiamo su quello. E seconda cosa, sulla problematica parcheggi, poi ci stavano, diciamo, facendo il giro del mare e non ci stavano a dire che c'è una convenzione che era sparita. Questo era il mio input. Quindi io dico che voi vi riconosco l'impegno a tutta la commissione. Quello che mi fa arrabbiare a me, dovevamo essere più incidenti su questo volevo dire. Non so se c'era la replica da parte del presidente del municipio, perché così altrimenti concludiamo e poi e facciamo un'attuazione dei 2 verbali. Quindi come possiamo rimanere, allora, anche consigliere, che non vedo, non sento più, sempre sì, che sia allora, in onda, consigliere. Dunque, ho già telefonato al direttore tecnico per capire se a sua conoscenza c'è questa convenzione di gestione di questi parcheggi. Dice che a sua conoscenza no, però siccome sono questioni vecchie e qui c'è stato un rinnovo di personale notevole negli ultimi anni, completo, chiederà qualcosa a Ventrella, se sa, ma non credo che sia informato, e mi ha detto che prenderà contatti con Ceracchi, che forse è l'unico che potrebbe ricordare qualcosa, o se no la dottoressa Crocetta anche. Quindi si informa e mi fa sapere. Poi io, se ho questa informazione, ve la passo. Gli ho spiegato anche la questione dell'Euroma 2, lui mi dice che è veramente molto anomalo il fatto che ci sia questa convenzione per questi parcheggi, eccetera. Normalmente non funziona così. Comunque, adesso questa cosa qui andremo a verificarla. Invece, per seguire la vicenda dei 600 euro da monetizzare, perché come dicevo giurisprudenza... Allora, io però qui adesso, noi abbiamo fatto tanti discorsi stamattina, benissimo, abbiamo approfondito un sacco i temi. Dobbiamo però decidere come procediamo. Procediamo sull'ipotesi di dire, ok, devi fare il verde pubblico, aspetta, modifichiamo il progetto, fammi parcheggi e risolviamo i problemi, chiediamo la monetizzazione. Se chiediamo la monetizzazione è inutile andare a fare la variante a chiedere, anziché fare il giardinetto, fare i parcheggi, cioè questo che dobbiamo No, ma noi l'abbiamo già chiesta la monetizzazione. Lo so, Che si è bloccata. Lo so che l'abbiamo chiesta la monetizzazione, però adesso scegliamo una strada. Vale la pena di andare lì e insistere, vogliamo i soldi, poi quando abbiamo i soldi che facciamo? Quindi facciamo noi parcheggi su quell'area destinata, non lo so se poi dopo urbanisticamente abbiamo dei problemi. Secondo me sarebbe più logico dire valutiamo la possibilità di far fare a loro parcheggi nell'area e ci leviamo ogni problema. Se poi invece decidiamo di chiedere i soldi e lasciar perdere le varianti, è questo l'input che dovete darmi preciso. E poi io mi muovo o in una direzione o nell'altra. Però decidiamo questo passaggio, se no noi ci ritroviamo fra 15 giorni, 20 giorni a riparlare della cosa e ricominciamo tutto da capo. Azioni concrete. Prima di dare la parola al consigliere Tranquilli, il consigliere Di Nardo ha rialzato la mano, prego. Consigliere Tranquilli, un attimo, stava finendo il pensiero del consigliere Di Nardo, che prima l'avevamo un po' interrotto, prego. Quello che appunto, per chiudere quello che sta dicendo il presidente, per prendere una decisione ritorniamo sempre a bomba. Prima vediamo quello che ci abbiamo sul piatto, che io oggi, che è quello che poi io mi arrabbiavo, ma anche con me stesso, che non siamo, diciamo, ancora non siamo riusciti, ma non per mancanza di volontà, perché poi
è difficile muoverti in questi meandri burocratici, non siamo riusciti ad avere sul piatto quell'elemento, perché se magari noi stiamo dicendo forse vogliamo più parcheggi, ma se magari la convenzione scopriamo, come io leggo molto spesso anch'io degli atti giudiziari, scopriamo che invece i parcheggi ce li devono dare, ma riscopriamo pure che non è stata mai firmata questa convenzione. No, 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 ha ragione. Allora prima cerchiamo di capire che cavolo ci abbiamo sul piatto, poi dopo procediamo a livello di forza politica. Questo è quello che volevo dire. Grazie. Consigliere Tranquilli. Sì, dicevo, sono d'accordo con quanto ha affermato il presidente di Innocenti. Cioè, se questo impegno economico dei famosi 500.000, 600.000, non so quanto di preciso, erano per opere a scomputo, cioè se il verde pubblico sono opere a scomputo, io vorrei capire se noi siamo in grado come amministrazione di poter chiedere la variazione da verde pubblico, come dicevano gli uffici del PAU, con le banchine all'altalene e portarlo a parcheggi. Altrimenti, se sono invece oneri a scomputo, cioè soldi che loro devono spendere da qualche parte, stessa cosa, noi possiamo decidere. Come bisogna vedere sempre se siamo in grado di poterlo fare, cioè se le leggi ce lo consentono, di dirgli, cari signori, non ci dovete fare quello, ma ci fate quest'altro, perché necessita, c'è una problematica in atto, che è quella in atto, sono anni che c'è delle macchine parcheggiate lungo il percorso. Poi apro una piccola parentesi, è uscito pure fuori che adesso lungo via del Portillo vorrebbero far passare pure il filobus, figuriamoci, sta facendo, mentre adesso è vietato, però diventa una valvola di sfogo, la polizia magari non gli fa la multa e la gente arbitrariamente va a parcheggiare, ma figuriamoci quando ci passerà il filobus, ma queste macchine dove se le mettono? Ma ci potranno arrivare veramente soltanto col filobus? Oppure, voglio dire, è un problema che risolverebbe anche le future previsioni in merito al campus e in merito alla viabilità. Per cui, ribadisco, dovremmo verificare se sono opere a scomputo o oneri a scomputo. E comunque sia, dovremmo verificare se possiamo imporre a questo punto che non sia più un verde pubblico giardinetti, ma che siano parcheggi pubblici. Ecco, questo. Consigliere Corrente, prego. No, una piccolissima riflessione. Da quello che ho capito, fortunatamente toccando ferro godo di ottima salute, per cui non sono andato al campus negli ultimi 60 anni, ma detto questo, gli standard urbanistici dei parcheggi sono rispettati, perché la convenzione chiaramente è stata stipulata con tutti i crismi. Qual è il problema? È che sono parcheggi privati a uso pubblico, quindi quello che chiedo conferma a chi conosce la situazione, i parcheggi ci sono ma sono vuoti quelli a pagamento e quindi si crea il parcheggio selvaggio e l'esigenza di avere dei parcheggi pubblici. Ma non vorrei che ci incartassimo su questa storia di chiedere i parcheggi pubblici quando da standard i parcheggi ci sono. Qual è il problema di questi parcheggi che ci sono? Cioè posti liberi per parcheggiare la macchina, che costano e la franchigia di un'ora non è sufficiente. Quindi riparto da dove siamo partiti, da dove è cominciata questa commissione. Fermo restando che la convenzione dice quella roba lì, cioè che sono parcheggi privati o pubblici. Fermo restando che nell'articolo 8 della convenzione l'uso di questi parcheggi è regolato da un'ulteriore convenzione che verosimilmente o col patrimonio o col municipio è stata fatta, ha una sua logica, avrà delle sue regole e quindi all'interno di queste regole o le cambiamo, se si può, perché magari è una convenzione che non è fino a che arriveranno i dinosauri a distruggere la terra, ma magari avrà una sua temporalità e ripeto un possibile adeguamento, oppure rischiamo di incartarci su questa vicenda qua. E quindi poi con questo si va a un incontro col campo dicendo guarda signor campus, la convenzione dice questa cosa qui, ma fino al 2018, dico a caso, era del 2014,
è verosimile che possa durare 4-5 anni. Nelle, è stata rinnovata tacitamente e che ne so, dico una bestialità, non si poteva fare, c'era un adeguamento, non è stato fatto, c'era un momento di... Cioè, andiamo a lavorare sulla convenzione e vediamo perché, Roberto Tranquilli mi potrà smentire o meno, ma lo diceva anche Schiavone che li prendeva al vagone a vedere questi parcheggi vuoti, perché la gente non ci va perché... Perché la franchigia non è sufficiente, perché costano, no. E quindi no. I parcheggi vuoti che dice, allora, i parcheggi privati ad uso pubblico non sono visibili neanche da Google, perché stanno soltanto ed esclusivamente sottoterra. Okay. Quelli che Schiavone, a cui si riferiva da Google, forse lui non lo sa quello che io ho già detto, sono quelli privati loro del personale che sono vuoti, cioè hanno esagerato probabilmente, visto che sono vuoti, con quelli privati del personale, e mentre quelli pubblici, quelli privati ad uso pubblico, sono quelli che stanno sottoterra. Ok, ma tu che conosci la situazione, sono saturi? Cioè, nel senso, c'è scritto occupato o c'è il cartellino libero? Ma c'è scritto libero. Ogni volta che ci vado, io ormai sono, quindi evidentemente mi viene spontaneo. Questi auto ci sono e che sono sotto pagamento con la franchigia di un'ora. Mezz'ora, quello che è, insomma. Ci sono, io non ho mai visto la scritta completo. Ci sono due o tre piani sottoterra, ma ripeto, il problema può essere pure quello che dici tu, che rischiamo di incartarci perché è il problema soltanto della franchigia, ma stesso, guarda, a me mi viene spontaneo fare sempre lo stesso parallelo. Anche a Roma 2 hanno soltanto parcheggi privati ad uso pubblico, però tutto questo problema non esiste, nonostante che qualcuno parcheggia fuori anche là, però insomma uno in tre ore riesce a fare quello che vuole in tre ore, mentre invece a campus proprio non c'hai speranza, cioè o la metti fuori o se la metti dentro ti viene a costare 5, 6 euro, 7 euro, dipende quanto rimani e quanto costa. Consigliere Barros ci ha dato la sua testimonianza importante, sì, figuriamoci chi deve andare ogni settimana, insomma. Consigliere Di Nardo ha rialzato la mano, prego. Cioè, noi stiamo parlando di quello che, non è che voglio dire, dite tutte cose interessantissime, ma è quello che io ho cercato di riassumere da due ore, di dire: se non abbiamo la convenzione in mano, tutte queste cose giustissime sta dicendo il consiglio corrente, non le possiamo esprimere perché non sappiamo se è stata firmata, non sappiamo cosa c'era scritto. Raffaele, l'abbiamo detto prima che arrivassi, quello che tu sostieni con la lancia in testa, l'abbiamo detto prima che tu arrivassi, quindi è già superato. Quello che voi forse non mi sono espresso bene è che io dico che questa cosa qui la potevamo fare 3 anni fa, quello che io sto criticando è dire perché non siamo stati così furbi, anche io se sento queste cose che quello che ha aperto questo problema è consigliere Tranquilli, se magari si scappa che non lo dico. Quello che sto dicendo è perché non l'abbiamo fatto 3 anni fa, perché io so come funziona, la macchia amministrativa oggi stava, tra virgolette, portando su un'altra strada, parlando sempre della questione urbanistica, quando noi stavamo parlando dei parcheggi, e alla fine se questa cosa poi della convenzione è riuscita fuori, anche se forse l'avete detto, di controllare il municipio, e va a scoprire che ce l'avamo in casa, è quello che mi fa un po' incavolare. Ma penso che fa incavolare anche voi. Io mi sto dando del cretino da solo. Dico, ma è possibile che noi stiamo a parlare da 3 anni di sto parcheggio e si scopre che poi proprio noi l'abbiamo fatta la convenzione? Andiamo a leggerla. Questo sto dicendo, perché se la leggi, magari si risolve il problema. Metto agli atti che se voi andate a Salvatore Quasimodo, Prun Laurentino, che è stato cambiato con un accordo di programma, invece di costruire qualcosa pubblico, è stato costruito un palazzo ad uso privato. C'è la stessa cosa, queste cose vi dico, ve le dico per esperienza perché già l'ho controllate. Se voi andate a via Salvatore Quasimodo oggi, c'è un palazzo con un cancello chiuso, quello è un parcheggio pubblico ad uso privato, ma è chiuso tutto il cazzo di giorno, perché nessuno controlla, perché non sa chi è la commissione di vigilanza. Se io lo so perché sono andato a prendermi la convenzione, ecco perché vi do questo consiglio, perché Di Nardo, che è un cretino, si va a prendere la convenzione prima di parlare, e la commissione, siamo tantissimo tutti intelligenti e ci battiamo ogni giorno facendo tantissime guerre che abbiamo portato anche a grandi risultati, non l'abbiamo fatto 3 anni fa di andare a prendere la convenzione. Io, e questa è una cosa che voglio mettere a verbale, quando ci sta un parcheggio privato ad uso pubblico, c'è un pubblico, un verde pubblico ad uso privato, ci deve essere un cavolo di cartello, ma se andiamo a scoprire sono sicuro che ci sarà un regolamento che dirà che ci deve essere quel cartello, ma non c'è. Perché il problema italiano è che tra sconfuto, opere pubbliche fatte da un privato, nessuno controlla.
è come nei bandi. Quindi purtroppo sono tutte cose e poi finiscono nel magna magna, perché poi non si sa chi deve andare a controllare, perché come dice l'architetto Tranquilli, quando va al parcheggio del campus non è che ci stanno le lucette e le lanterne che ti dicono guarda che qui puoi parcheggiare se vai sotto, se te vai a cercare il labirinto del parcheggio. È questo che contesto, è questo il contesto a noi che dobbiamo, che siamo tra virgolette, che ci stiamo battendo. E quindi vedo un humus per combattere, dico perché non diciamo ma dove cavolo sta quel cartello fuori dall'ospedale che dà questo segnale alla gente può parcheggiare privatamente, perché queste convenzioni addirittura dovrebbero stare esposte fuori, così la gente sa che c'è una convenzione. Quello che mi fa incazzare, quando vedo un come a Salvatore Quasimodo un cancello chiuso, dico se c'è fosse scritto e la convenzione fosse esposta, il cittadino si può difendere da solo. Se al massimo, fuori al massimo, ci fosse la convenzione esposta, non ci dovremmo essere noi, solo noi, che possiamo andarci a fare gli accessi agli atti e sappiamo, perché il cittadino non lo sa neanche. Ma se ci fosse scritto potrebbe combattere e potrebbe vedere che mancavano 16 milioni di opere a scomputo che non sono state realizzate. Manca mezza piazza e manca quello. E addirittura è stato tolto, sembra, la passerella dell'accordo di programma quando si è trasformato in convenzione. È quello che vi dico, quando si controlla la convenzione non basta, bisogna controllare l'accordo di programma, perché molto spesso succede che dall'accordo di programma spariscono delle cose nelle convenzioni, potrebbe essere, non lo so. Questo che dico, ma lo dico a me stesso, cioè non la prendete come un attacco personale. No, no. È quello che sto dicendo, visto che abbiamo tutti la stessa mentalità in questa commissione e lavoriamo benissimo, cerchiamo di non farci fregare da questo sistema. È questo. Allora, prima di dare la parola al consigliere Tranquilli, qui sarà il punto una D, nota di la gestione dei parcheggi privati ad uso pubblico del verde pubblico previsti dal programma degli interventi sia regolamentata da apposite convenzioni che i proprietari comparenti dovranno stipulare con il Comune di Roma successivamente al collaudo delle stesse opere. Questo è il punto D dell'articolo 8, mi sembra, no? L'articolo 8 della convenzione urbanistica che abbiamo letto. Consigliere Tranquilli, poi andiamo al verbale, prego. Consigliere Tranquilli? Consigliere Tranquilli? Solo quando parlo io interviene, se no non interviene. Adesso no, secondo me, perché si è tolto l'audio. Ero silenziato. Dicevo, aggiungo al consigliere Rinardo che in realtà il campus biomedico ha speso dei soldi per mettere il cartello dove ci sono diversi cartelli fuori, dove attualmente le macchine sono parcheggiate in via di sorta, dove c'è scritto prendi il parcheggio e non prendere la multa. C'è scritto proprio, invitano la gente che parcheggia là ad andarla a mettere, a pagamento naturalmente, nel loro parcheggio. Il cartello quello gratuito, non quello a pagamento. No, c'è scritto di andarla a mettere in quello privato a pagamento. E pubblico non c'è, pubblico non c'è, capito? Per cui è così, hanno anche speso i soldi, sembra una barzelletta perché poi alla fine la gente prende la multa là in realtà, però il cartello a spese loro l'hanno messo. Facciamo questa proposta che ho detto io di mettere questi cartelli che devono essere obbligatori e mai riscopriamo che già lo si sente essere, magari le convenzioni esposte, così ci si possono autodifendere. Dobbiamo difenderli noi, dobbiamo scusate, mezzogiorno numero 10, cerchiamo almeno di finire l'approvazione del primo verbale. Sì. Ringraziando il presidente del municipio e l'assessore Maiolati. Grazie a voi, arrivederci. È fondamentale insomma avere questa convenzione firmata con il Comune di Roma sui parcheggi per verificare cosa c'è scritto là sopra, capire perché il Dipartimento PAU ha fermato l'iter riguardo alla monetizzazione degli oneri, questi 500-600 mila euro, e magari chiedendo anche allo stesso Dipartimento PAU se il proponente, ma da quello che ci è stato detto dai vari architetti intervenuti, non sembra disposto a fare nient'altro al di fuori di ciò che è scritto nella convenzione stessa, cioè verde attrezzato, se eventualmente può ripensarci se all'interno del suo
del suo perimetro eventualmente voleva mettere dei parcheggi. Tutto qua, questa è la sintesi che ho fatto, insomma, per cercare di comprendere quello che più o meno ci siamo detti. Buona giornata, Paolo, allora. Scusa, volevo dire però una cosa. Allora, sono d'accordo. Vediamo se esiste questa convenzione di gestione o col patrimonio oppure con il municipio. Dopodiché, secondo me, dobbiamo decidere se vogliamo i soldi o vogliamo la modifica, perché il campus per convenzione è obbligato a fare verde attrezzato e quello farà. Quindi, se noi decidiamo invece che il verde attrezzato non ci serve, siamo noi che dobbiamo andare all'urbanistica e dire: chiedete al campus una variante, se poi il campus la vuole fare bene, se non la vuole fare gli si dice ok, allora mi dai i soldi. Questo secondo me bisogna fare e bisogna seguire questa traccia, perché se aspettiamo il campus e fa il giardinetto che lo consegna, è finito il film. Quindi, chiediamo al Dipartimento VAU se è possibile fare in tempi brevi, esatto, questa eventuale, esatto, però aspettiamo prima di vedere questa gestione di questa convenzione e poi chiediamo al VAU ufficialmente se possiamo, visto che il verde pubblico c'è, se è possibile trasformare questo verde attrezzato in aree di parcheggio, o perlomeno una parte del verde, almeno una parte del verde attrezzato in area di parcheggio. Questo bisogna fare, secondo me. Sapendo quanti posti eventualmente potrebbero entrare comunque lì, perché poi se ne vanno, ma sapere anche il numero dei posti, perché se poi sono, non so, una cinquantina di posti solamente che non risolvono granché, è ovvio che... Va bene, questo poi lo può fare Cristina Maiolati, l'assessore, poi magari ci parlo e vediamo come impostare la cosa. Ok, grazie. Allora, buona giornata. Grazie. Noi finiamo con l'approvazione del verbale, quindi riprendo dove eravamo prima. Sto riprendo. Paolo, io non ti sento, non so se è un problema mio. No, non stavo parlando. Ah, ok. Ecco, no, perché ho riaperto adesso, eccolo qui. Quindi ero rimasto... Presidente, sì. Io esco. Va bene, grazie. Siamo in tre? Io ci sono. Sì. Perfetto. Siamo in cinque. Cinque, no. Perfetto. Sì, sono allora presente anch'io, Presidente. Quindi, eccoci qua. Il Presidente, dal momento che si sono svolte svariate riunioni, com'è che avevamo fatto qualche modifica su questa seconda pagina? No, mi hai fatto soltanto aggiungere una parola, ma hai detto che poi avresti dovuto sistemarla. Perfetto. Meglio. Benissimo. Esatto, sì, perché questa era un po' una sintesi che è abbastanza complicata. Allora, il Presidente, intanto prima la leggo così com'è. Dal momento che si sono svolte svariate riunioni, non comprendo le motivazioni per cui si fa un primo verbale e non l'ultimo, anche perché dovrebbe essere lasciata traccia delle decisioni prese. Ma qui, se, tutto sommato, si comprende, magari prese in maniera definitiva. Com'è? È chiaro, dai. Sì, dopo prese, ma aggiungerei in maniera definitiva. Okay. Il PAU non ha ancora fornito i dati delle cubature, i dati delle cubature originali. Ok. Considerato che le... No, aspetta, il PAO non ha ancora fornito i dati delle cubature originali? Virgola, considerato che sì. Le, e poi lasciamo attrazioni con le relative pertinenze, okay. Non generano cubature. Okay.
come anche ribadito dall'avvocatura capitolina. Ok. Allora, continuo a leggere. Il direttore del PAU in CCP urbanistica, dopo P urbanistica. Sì, quello me l'hai fatto mettere. Già. Ah, ok. Aveva detto che dovevano fare ulteriori verifiche. Mentre, più che l'architetto, l'architetto sempre del PAU intervenuto in una seduta della commissione seconda municipale, aggiungiamoci municipale così lo si capisce meglio, aveva riferito che non c'erano le cubature. Questo non si capisce molto. Infatti, come possiamo dire che non c'erano le cubature originali? Che sull'area, diciamo, risultavano, che sull'area non risultavano cubature. Esatto, che sull'area non risultavano cubature originali, chiamiamole così. Reali cubature, che sull'area non risultavano reali cubature. Perché posso leggere io la mia, Paolo? Sì, ora aspetta, leggi piano piano così Maria la leggo prima e poi la esatto. Il consigliere Tranquilli comunica che le cubature erano relative allo stand del tirassegno con tettoie che in realtà non potevano essere considerate cubature. No, il consigliere Tranquilli comunica che le cubature erano relative a manufatti realizzati in carpenteria leggera. Aspetta, piano piano, relative a manufatti realizzati in carpenteria leggera, sì. Di varie attrazioni. Ed in quanto tali, a suo giudizio, non potevano essere considerate cubature. Ok. Il consigliere Di Nardo domanda come si fa a capire chi ha partecipato se non sia un verbale. Direzione tecnica risponde che potrebbe esserci la convocazione. Il presidente fa un breve excursus sulla storia del parco dei divertimenti dell'EUR. Posso aggiungere dell'EUR? Sì. Ok. E manifesta il suo rammarico poiché il PAU chiede ancora tempo per approfondimenti. Il verbale approfondimenti. Oddio, il verbale inesistente. Per approfondimenti, per un verbale che ad oggi è inesistente. Anzi no, ad oggi dichiarato inesistente, per un verbale dichiarato inesistente. Sì, ho sentito io con le mie orecchie. Ad oggi? Ad oggi, ho sbagliato io. No, dichiarato inesistente perché ho sentito io in commissione capitolina. Virgola. Poi sono trascorsi 4 anni senza ottenere risultati. Direzione tecnica non ha nulla da aggiungere a quanto detto. Il piano regolatore afferma il 2008. Sono carichi di questioni con problematiche da valutare. Per le valutazioni e il cambiamento di parere bisogna chiedere a chi ha partecipato alla riunione. Il consigliere Di Nardo ringrazia la direzione tecnica che, come sempre, è molto chiaro, come i messaggi che lancia. Si tratta di problemi strutturali, come sempre legati alla mancanza di personale. È necessario un processo di ristrutturazione del sistema. La politica deve supportare gli uffici che non hanno risorse, sia di personale che di strumenti. Propone una protesta politica. Lamenta che una sola persona sia costretta a fare il lavoro di 4 persone. Beh, io avrei detto più persone, però se ha detto 4 va bene così. Direzione tecnica riferisce la fatica di essere ascoltati e supportati dagli altri uffici, in questo caso dipartimentali, aveva specificato. Okay. Per le indagini c'è tutto un giro di competenze.
Vabbè, uno scrive all'altro e così via, possiamo anche, secondo me, possiamo eliminare questa parte, uno scrive all'altro e così via, tanto quando si dice c'è tutto un giro di competenze si comprende. Ok, cancellato. Con le modifiche del DPR, le rigenerazioni e gli ampliamenti sono passati di competenza del municipio. Oddio, dovrebbero passare o sono già passati? Non me lo ricordo più, tranquilli? Corrente? Sì. Non mi ricordo se le rigenerazioni e gli ampliamenti sono già passati di competenza del municipio o se stanno per passare. Non te lo so dire con certezza. Non me lo ricordo. Perché mi verrebbe da dire che stanno per passare. Beh, non... Lasciamo come ha scritto Maria, che forse in quel momento aveva capito meglio di noi. Sì, 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 probabile. Sì, sì, certamente. A suo parere è arrivato il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Punto. Si apre un ampio dibattito al termine del quale la direzione tecnica rappresenta che ci sono problemi difficilissimi da superare. Vanno ricalibrati i titoli del rapporto tra tipologia di intervento e titolo. Sì, e poi il punto, manca un punto e mezzo. Sì, no, non vedevo bene. Inserito. Aspetta, il punto? Che... No, mi sono persa io stavolta. Ah, no, no, subito dopo. Dopo si apre un ampio dibattito al termine del quale la direzione tecnica rappresenta che ci sono problemi difficilissimi da superare. Vanno ricalibrati i titoli di rapporto tra tipologia di intervento e titolo. Punto. Ah, ok, provato. Poi... l'ultimo DPR è una legge del 2008 da aggiornare. No, forse voleva dire PRG. Mi fido perché quando perché, parlate in termini tecnici... No, perché il PRG è il piano regolatore ed è del 2008. Confermate, è vero che è del 2008? Sì. Da aggiornare. Virgola. Nel 2011 vengono stabilite le sanzioni... È stata più volte rimaneggiata e modificata. Oddio, che cosa? Mi si sta spengendo il computer. No, come si sta spengendo il computer? Abbiamo finito. Dove sta? Aspetta che cerco di vedere. Vengono stabilite le sanzioni. La legge da aggiornare, forse è relativo alla legge da aggiornare? Ah, forse sì. Quindi, più che nel 2001, quindi da aggiornare il PRG, poi nel 2001 vengono, forse più che stabilite, normate le sanzioni? Scrivo a penna, quindi normate. Sì, diciamo okay. Sì, normate le sanzioni e la relativa legge... È stata più volte, quindi e la relativa legge, e poi c'è il periodo che è già scritto, è stata più volte rimaneggiata e modificata. Ok. Virgola, si ha difficoltà a rispondere al cittadino a tanti quesiti. Oppure a rispondere ai tanti quesiti proposti dai cittadini. Ai tanti quesiti proposti dai cittadini. Ok. Poi... L'amministrazione deve saper rispondere in tempi brevi su come comportarsi e cosa fare. Il Presidente fa una sintesi di quanto appreso dalla DT in merito al secondo punto all'ordine del giorno, aggiungendo che non comprende le lungaggini burocratiche per formalizzare la situazione. Perfetto. Siamo anche, anzi, abbiamo anche, siamo stati molto dettagliati, insomma, sì, in alcuni casi potevamo anche restringere, però insomma complimenti per il lavoro svolto. Grazie. Sì, sì. No, no, era molto complesso perché è molto tecnico, insomma, anzi, condensato così dettagliato in due pagine, pure condensato, non era facile, non era facile. Quello di oggi sarà particolarmente difficile perché avete parlato con termini veramente per me, che sono una semplice maestra e vengo dalla scuola, sarà difficile da comprendere. Appunto, chi meglio di una maestra è brava a insegnare? No, non ho le competenze necessarie. Possiamo fare anche il secondo o è particolarmente lungo? Si è bloccato il computer, è tutto bianco. Allora
E allora se si è bloccato il computer, e come facciamo a spengere la commissione? Col telefonino, i potenti mezzi del Comune di Roma non arrivano. Ah, capito, perfetto. Allora no, diciamo, essendo, se tutti i consiglieri sono d'accordo, essendo le 12.05, abbiamo approvato un verbale, per motivi tecnici non si può fare il secondo, quindi se mi può arrivare la convocazione, al solito il secondo punto lascio in bianco. Vuoto, sì, in bianco, e non so se i consiglieri avevano qualche urgenza per mercoledì prossimo, perché in questo momento, per esempio, domani noi abbiamo un'altra commissione trasparenza capitolina, questa volta con un altro tema riguardo Tor di Valle, ma ieri c'è stata una commissione molto partecipata e non so se noi eventualmente vogliamo fare un'ulteriore commissione, visto che domani in mobilità già affrontiamo il tema del massimo, però se vogliamo fare questa commissione, poi voi mi direte, io credo che sia utile farla con un atto, ne parlavo anche con altri consiglieri a margine, insomma, con un atto magari preso spunto da quello che ho capito io ieri, che tutte le forze politiche del Campidoglio volevano fare. Quindi ditemi voi cosa pensate che sia la cosa migliore, a cominciare dal consigliere Lepidini che ieri era presente, consigliere Di Nardo, Corrente, tranquilli per mercoledì prossimo, visto la contingenza che c'è in questo momento sul centro commerciale, perché altrimenti la mandiamo al 7, come dicevamo. Ditemi voi, consigliere Lepidini. Scusa però Paolo, il 7 si era stabilito perché la settimana prossima l'architetto Maiolati ha degli impegni e non potrebbe essere presente. Esatto. No, infatti questo l'avevo detto, però se si vuole anticipare, perché eventualmente i consiglieri richiedono, diciamo qualche consigliere mi ha già chiesto, insomma, di poter anticipare il tutto, però io ripeto, secondo me dovrebbe essere fatta con un atto. Ditemi voi se volete fare questa anticipa, anche se non c'è l'assessore. Sì, io concordo per anticiparla, concordo. Però senza un atto. Senza Maiolati? Però portando un atto. Portando l'atto, allora facciamo una mozione, cioè le commissioni per gli atti serve per apprendere qualcosa, ma comunque sì, si può portare in atto, non è un problema. Si può fare pure, non c'è bisogno, se dobbiamo fare solo l'atto si firma magari a più e lo facciamo l'atto, cioè non c'è bisogno di fare una commissione, se invece c'è da fare la commissione per apprendere ulteriori passaggi così... Non è una risoluzione di commissione perché non trattiamo il tema, quindi ciascuno che ieri c'era ha sentito, sa qualcos'è, poi se vogliamo fare che sia una risoluzione come volete, sicuramente c'è da dire la nostra ed è importante. Aggiungo e ti ricordo, Presidente, anche la scuola media del Torino Mezzocammino, ti ricordi? No, il punto è che lunedì, da quello che ho preso ieri in commissione, il presidente Chiarappa giustamente vuol fare anche lui una commissione trasparenza. Domani abbiamo un'altra commissione che giustamente però tratta l'argomento mobilità, cioè sarebbe la quarta commissione tra Campidoglio e una del Campidoglio, tre del municipio, che verrebbe fatta nel giro di pochi giorni. È vero, guardando dei punti di vista un po' differenti, ci mancherebbe altro, insomma. Ditemi voi, appunto, il consigliere Pitini si è espresso, consigliere Di Nardo, Corrente, tranquilli, prego. Allora, tutti si sono espressi, eccetto forse la commissione più titolata in qualche modo, perché se dobbiamo andare a delle verifiche di compatibilità urbanistica della convenzione rispetto alle opere pubbliche, delle opere pubbliche rispetto alle private, forse la nostra commissione era quella più nello specifico con maggiore titolarità. Poi correttamente le altre commissioni l'hanno analizzata per la loro competenza, quindi mobilità, trasparenza capitolina, trasparenza municipale, peraltro il presidente Chiarappa ha già convocato, magari anche il commercio, un'occhiatina potrebbe darcela in una fase successiva, però forse ha senso farla concentrandosi e focalizzandosi sull'aspetto appunto
urbanistico, quindi rispetto alla convenzione, obblighi e impegni assolti oppure no. Io purtroppo non ho potuto partecipare alla commissione di trasparenza di ieri, me la riguarderò, non so se è stato trattato anche questo argomento qua, allora forse in tal caso si fa un'altra riflessione, però perché c'era il direttore del dipartimento PAU anche ieri che era presente la dottoressa Esposito. Brevemente cosa è emerso, giusto per fare un... Da quello che ha detto in maniera molto chiara l'architetto Esposito, poi Lepidini, se ho detto in maniera inesatta mi correggerà, non essendoci non essendo stato completato ciò che era previsto per le opere pubbliche, non può dare l'agibilità, per cui il centro commerciale non può aprire come era stato previsto, insomma, a breve. Esattamente, ma dovrà terminare prima le opere. Tra l'altro ci ha anche spiegato un meccanismo, ecco, se venisse in commissione urbanistica vi spiegherebbe il meccanismo per cui hanno legato i vari proponenti, perché sono due proponenti, con le opere pubbliche, in modo tale che le facessero in maniera contestuale tutte insieme. Ed è stato specificato come in sede di conferenza dei servizi è stata stralciata la parte relativa alla passerella perché ci è stato detto che interferiva con l'elettrificazione di Via Laurentina per il passaggio del filobus. Dipartimento Mobilità ha chiesto di rimuoverla e così ed è stato dato seguito a questa richiesta dell'amministrazione capitolina. A proposito sicuramente, di pianificazione, sì. Sicuramente va fatta la commissione. Io chiedevo semplicemente se era possibile anticiparla da quanto noi avevamo già preventivato il 7 ottobre. Sì, secondo me sì. No, rispetto all'atto invece cosa è emerso in commissione? No, io dicevo, siccome in Campidoglio vogliono redigere comunque una mozione in cui anche la parte politica dà un indirizzo politico, per cui l'indirizzo politico è quello di dire se non ci sono le opere pubbliche prima come facciamo a procedere, secondo me poteva anche essere interessante che il municipio si esprimesse negli stessi termini. Vabbè, poi, scusa ti interrompo, ma se l'architetto Esposito si è già espresso in tal senso, sì. Perché comunque non è una cosa politica, è una cosa normativa, no? Esatto. È previsto dalla legge che debbano fare sta roba qua, quindi l'atto politico cosa va a sottolineare? Che bisogna rispettare la legge? Sembrerebbe superfluo in Italia. Vabbè, facciamo un atto politico dove si ribadisce per rispettare la legge. Volendo, non è obbligatorio. No, per carità. Comunque, visto che la legge lo prevede, vedi da applicare. No, siccome io ho pure letto delle cose sulla stratificazione di norme successive, per cui non era facile verificare la violazione di norma che era seguita da un'altra cosa, allora per questo non si sa mai. Gli altri consiglieri concordano con l'anticipare a mercoledì prossimo? Per me va bene, l'unica cosa che mi lascia un attimo perplesso è la mancanza di Cristina Maiolati. Magari per la presidente. Fare una commissione del genere senza l'assessore. Ieri però il presidente c'era, il presidente c'era, quindi ha assistito a tutto direttamente così. Allora diciamo che così è Di Nardo, concorda con l'anticipo? È andato a leggersi la convenzione. Perché prima... No, ma la convenzione è fondamentale, diciamo che... Richiediamo la convenzione per mercoledì prossimo al Dipartimento PAU. Capito Maria? Sì, siamo rimasti che sono loro che e anche il presidente del municipio hanno detto che avrebbero fatto questa ricerca. No, la convenzione per mercoledì prossimo, noi anticipiamo, quindi anche se non verrà l'assessore Maiolati ce l'aveva anticipato. Facciamo la commissione perché mi è stata richiesta anche da altri consiglieri i consiglieri qua presenti si sono espressi in maniera favorevole o comunque non si sono espressi in maniera contraria anche se una perplessità il consigliere Tranquilli l'aveva espressa riguardo la mancanza dell'assessore
Per cui noi, invitando l'assessorato al Dipartimento PAU, oltre che l'assessore Capitolino, chiediamo anche di poter acquisire agli atti della Commissione anche questa, la convenzione stipulata tra i proponenti e il Comune di Roma, in modo tale che possiamo anche darne visione durante la stessa seduta, se arrivasse prima, ciascuno di noi, caricandola sulla piattaforma, la potrebbe anche leggere. E poi ovviamente inviteremo il Presidente del Municipio, la Direzione Tecnica, insomma, e chiunque vorrà partecipare, come al solito, insomma, sarà ben accetto. Quindi allora mettiamo a verbale, insomma, che è stata stabilita per la prossima settimana, quindi l'anticipo della trattazione del tema del centro dell'opera numero 2, l'opera privata numero 2. Poi appena mi si riprende il PC ti mando tutto, così tu lo scrivi bene. Perfetto, sì, sì. No, no, che rimanga messo anche a verbale, che quanto previsto per la seduta del 7 è anticipata alla seduta del 30 settembre. La convenzione a chi va richiesta? Sempre al Dipartimento PAU, invitandoli a seguito dell'invito. Ti preparo la nota che poi finisci e poi la mandi. Sì, filmata, sì, 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 sì. Opera privata numero 2 del Pru Laurentino. Ok. Noi così, quindi, facciamo proprio l'analisi della convenzione. Va bene, sono le 12:17 e interrompo la registrazione. Perfetto. Okay. Buona giornata a tutti.